Pungiglione Stabiese. Pungiglione Stabiese. Buonasera, buonasera e benvenuti al Pugile Stabiese, sedicesima puntata del Pugiglione. Oggi vi racconteremo purtroppo della sconfitta con la Virtus Entella, una Juve Stabia che dimostra ancora di essere troppo fragile in esterna, diciamo in casa, fra le mura amiche. Ha trovato la strada giusta, però ancora una volta una prestazione deludente. La peggiore, possiamo Sì. dire, Natale, noi che eravamo Sì, lì allo stadio sicuramente. comunale di Chiavi, la peggiore versione in trasferta della Juve Stabia, peggio anche della gara con il Crotone. Secondo me sì. Però vi volevo far presentare, ci manca Mario Di Capo e si vede, visto Sì. che lo spazio nello studio È adesso è più esteso, sì. abbondante. Natale Giusti, ciao a tutti, buonasera. Buonasera da Giovanni Donnarumma. Mario ha fatto un po' il cattivo, non è che c'è più spazio, No, siamo c'è un più po' più spazio perché c'è una persona comodi. in meno. Ah, va Non ho detto che poi alla fine lui è più bene. grande e più piccolo. Poi tu Comunque vuoi vedere altro. salutiamo Mario, salutiamo Mario. Salutiamo Mario che in questo momento sta festeggiando, non la sconfitta della Juve Stabia, attenzione, No, che sia ben chiaro. assolutamente. Sappiamo Diciamo bene che come sta moralmente con la Juve Stabia. sì, ieri viaggio di ritorno un poco tutti silenziosi. Pensavamo un po' a cosa dire, fare. Ci ha aiutato subito aver fatto, diciamo, il post partita come lo facciamo sempre, anche con gli amici da casa che ci hanno dato spunti di riflessione e tutto. Però davvero risulta essere difficile allo stato attuale, ad oggi, dire che qual è il mare oscuro di questa Juve Stabia. Il mare oscuro in trasferta, attenzione, perché diciamo che è vero che la salvezza passa tra le mura amiche, e quindi queste vittorie sicuramente in casalinga con il Salernitano, con il Pescara, con il Pordenone hanno aiutato e non poco la classifica della Juve Stabia, però diciamo in trasferta bisogna iniziare a fare qualche punto, e se non lo fai a Livorno, con tutto il rispetto per il Livorno, se non lo fai a Chiavari, con tutto il rispetto anche per la Virtus Entella, io inizio a capire, a pensare dove lo vuole fare questa Juve Stabia. Li vuole fare a Benevento, li vuole fare a Salerno, li Complicato. vuole fare in partite dove, oltre diciamo all'aspetto tecnico in campo, poi ci saranno anche dei valori sugli spalti importanti. Ieri era un ambiente tranquillo, noi l'abbiamo visto, Tranquillissimo. non era, No, diciamo, no, non era così assolutamente. agguerrito. Stadio accogliente con lo stesso manto erboso nostro, non A c'è. Pisa ci sarà una battaglia, ve lo dico già. Penso Io proprio ci di sono sì. stato Penso proprio diverse di sì. volte e sarà così. Li vuoi fare a Pisa? Ecco, questo è, diciamo, l'interrogativo. Fabio Caserta, come al solito, ha cercato di proteggere la squadra, molto arrabbiato in volto. Sa lui i motivi, sa lui con chi se la deve prendere. Parlerà lui con i calciatori, ed è giusto così che deve parlare con i calciatori. Però sicuramente, cioè, si è visto che non poteva essere contento. Si è sentito forse anche, l'impressione mia, forse anche un po' tradito da Sicuramente. qualcuno che è stato messo in campo. Vedi anche Del Sole, che gli è stata data un'altra opportunità di poter dimostrare il proprio valore. Il calciatore che tesserato con la Juventus l'anno scorso, negli anni precedenti, ha fatto buoni campionati con il Pescara, non ad altissimi livelli, però un giovane di prospettiva. Era l'unica scelta che poteva fare. Ripetiamo, questo che sia ben chiaro, perché le altre scelte erano tutte bloccate. Tutto è Di bloccato, Gennaro tutte non c'era, obbligate, Di sì. Gennaro non c'era, Carlini tornava dall'infortunio, ha provato Malamo e Malamo non ha dato il proprio contributo. Calmano si è fermato, ha dovuto per forza schierare Buchel. Fra l'altro, Buchel per mezz'ora, 25-30 minuti, ha fatto vedere buone cose. Sì. Poi ha continuato a costruire abbastanza bene di piede, con i piedi. Però poi, sinceramente, in fase difensiva, in fase di filtro, Calvano si è sentita la mancanza di Calvano. Quindi su Germoni, tanti, anche noi, abbiamo messo un voto bruttissimo con Mario Di Capo, ma eravamo d'accordo un po' tutti quanti, anche tu Natale, quando abbiamo fatto le pagelle ci siamo anche confrontati. Guarda caso, poi anche Raffaele da casa, che ha visto la partita in TV, ha messo un voto negativo a Germoni. Su Germoni purtroppo
dico, non ci sono quasi alternative, perché se vai a mettere Ricci, che è un giovane, in partite particolari può non darti quel carico di esperienza. Ecco, questa è un po' la situazione gialla. Adesso analizziamo un po' anche voi, cioè, poi dopo sentiremo anche Romano Faricillo quello che c'ha da dire. Sì, io entro anche io a gamba tesa su questo argomento, come è entrato Mario Vollono ora. Siamo ancora arrabbiati, insomma, per quello che abbiamo visto in campo, perché dobbiamo dire non è una, due, tre partite, qua sono tante partite che la Juve Sabbia fuori casa gioca sempre allo stesso modo, cioè con un atteggiamento molle e remissivo. Il tecnico della Virtus Entella alla vigilia aveva parlato di voler vedere la propria squadra velenosa ed aggressiva in campo, e l'abbiamo vista tutto, però queste due caratteristiche sono mancate completamente alla Juve Sabbia ieri. E devo dire che io mi sono fatto, ecco, un mio parere sulla questione che ho espresso anche ieri sera tornando nel viaggio di ritorno da Chiavari. Secondo me, ecco, io ci andrei piano con le critiche che ho letto tra ieri e oggi su Fabio Caserta, perché come diceva Mario prima, alcuni cambi, alcune scelte tecniche nell'undici titolare che ha iniziato questa partita sono state obbligate, tant'è vero che Calvano e Di Gennaro erano sì in panchina, ma non erano utilizzabili praticamente, come lo stesso Caserta ha detto dopo. Quindi in pratica quando manca Calvano tu devi mettere o Adai oppure Bukel. Adai era squalificato e quindi la scelta era obbligata. Manca di, cioè non è utilizzabile Di Gennaro perché non è al meglio della condizione fisica, e ovviamente tu devi mettere o Mallam oppure Carlini. Carlini rientrava da due partite in cui non era stato neanche convocato, e quindi anche io sinceramente avrei messo Mallam dal primo minuto. Forse l'unica scelta, diciamo, opinabile è quella di Del Sole, su cui sinceramente non sono stato d'accordo neanche io a vederlo dal primo minuto, perché io avrei visto forse meglio Melara o lo stesso Elia dal primo minuto. E poi c'era quel ballottaggio forte Sissé, ma tutti secondo me sarebbero partiti. Natale, con Sissé, scusa se ti interrompo, come siamo stati fra virgolette cattivelli con Di Gennaro, quando Di Gennaro in quel periodo sappiamo tutti c'è stato un certo periodo, certo, in cui non ha dato il proprio contributo. Io la stessa cosa dico, l'ho fatto per Di Gennaro, lo faccio anche per Del Sole. Del Sole in questo momento o mette la testa a posto, sì, o capisce che non si può giocare per una cosa, per un fine personale, e quindi fa quello che deve fare, certo, fa l'uomo come si dice, certo, in generale, certo, come si abbiamo detto in generale, oppure è meglio che se ne sta in panchina. Non abbiamo bisogno di Del Sole, se dobbiamo vedere Del Sole che gioca lì in mezzo in quel modo, infatti. È un giovane, tutto quello che vuoi tu, però errori tecnici davvero evidenti, e non ci si aspetta un errore tecnico di un giocatore che comunque è arrivato in Serie B. Sì, no, sicuramente. Io voglio concludere con il mio argomento. Figurati. Detto ciò, diciamo, chiaramente mister Caserta si è preso tutte le colpe al termine della partita nella conferenza stampa, si è addossato le responsabilità delle scelte tecniche. Però ecco, io invece punterei l'obiettivo verso i calciatori che sono scesi in campo, perché sinceramente, a parte Gigi Canotto, che è stato l'unico a creare qualcosa davanti con qualche azione che magari poteva avere qualche esito diverso, direi che tutto il resto della squadra ha completamente deluso già nell'approccio, tranne sempre Tonucci, che poi è stato sfortunato, Russo purtroppo è stato in campo, e allora vengo a quelle parole che abbiamo ascoltato qualche settimana fa a Juve Sabbia Live, quando fu ospite Gennaro Izzo. Io sono completamente d'accordo con lui. Gennaro Izzo, ecco, parlò benissimo della Juve Sabbia, chiaramente, come è giusto che sia, della Juve Sabbia quando gioca in casa, che praticamente pressa alto l'avversario, gli toglie tutti gli spazi, arriva prima sulla palla rispetto all'avversario e vince la partita, perché le motivazioni sono grandi. Mentre appunto enunciò qualche dubbio su quella che è la versione fuori casa della Juve Sabbia, parlando di una squadra che probabilmente peccava in personalità. E sinceramente la personalità non te la può dare il tecnico, ce l'ha scritto anche qualche amico che ieri ci ha commentato, la personalità purtroppo questa non te la può dare il tecnico. La personalità tu o ce l'hai nel tuo bagaglio, nel tuo DNA di calciatore, oppure è difficile che te la puoi creare da un giorno all'altro. E quindi a questo punto discorso apre un ulteriore scenario per quelle che potranno essere le scelte di mercato anche a gennaio, perché sinceramente qui apro un dibattito su cui vorrei anche il vostro parere.
se non sia il caso di dotare questa squadra a gennaio di qualche elemento di personalità maggiore, soprattutto in alcuni ruoli strategici come quello di centrocampo, ma anche qualche altra cosa, secondo me manca per poter competere e per poter mostrare questa manca maggiore personalità. Non solo il centrocampo, ma anche un difensore centrale. Anche un difensore centrale, sicuramente. Devi giocare con Allievi, che certo, comunque è nel suo ruolo principale quello, certo, però devi adattare ancora Mezzavilla lì dietro. Ripeto, a me dispiace sottolineare queste cose, però purtroppo noi siamo andati sempre in trasferta a vedere la US Sabbia dal vivo, e devo dire che è sempre lo stesso cliché, e sinceramente ieri è stata proprio la peggiore partita che potevamo vedere, secondo me anche peggiore anche rispetto alla gara col Crotone, dove pure ci fu una US Sabbia sì, sì, molto remissiva. Io ero lì a Crotone, l'ho visto, c'eri, cioè, io è stata l'unica che fronte, ho saltato di fronte a una squadra che fra l'altro adesso sta nelle parti delle zone alte della classifica, ci sta pure che giochi sì, in casa, sì, sicuramente. Vieni anche dalla sconfitta, e poi, vieni anche dalla sconfitta con l'Ascoli pesante, e poi, fai quel tipo di gioco. Ma ieri non era possibile, dopo 4 no, minuti, infatti, veramente serenità, né? E poi non dimentichiamo che la Virtus Entella prima di questa partita era il secondo peggior attacco del campionato, e sinceramente ieri l'abbiamo visto in campo, però 5. Perché se l'attacco fosse stato di caratura superiore, ieri purtroppo 5. Si perdeva con un passivo molto molto netto. Sì, io voglio dire, dopo questa disamina così precisa, puntuale, fatta di numeri, di specifiche in campo e anche fuori dal campo, c'è veramente poco, pochissimo da aggiungere. Quello che però tenevo a dire è che anch'io credo che Caserta ben poco ci possa fare per quanto riguarda la personalità del campo. Io credo che un esame di coscienza vero, profondo, lo devono fare, e credo che l'abbiano fatto anche a fine partita negli spogliatoi, chissà in questi giorni, in queste ore, un po' tutti i calciatori che sono scesi in campo, perché la prestazione di Chiavari è una delle partite peggiori in assoluto che abbiamo visto in quest'arco di campionato. Una personalità zero, che ha fatto emergere una squadra come la Virtus Entella, non me ne vogliano gli amici di Chiavari, lo stesso mister Boscaglia, mediocre, che ha palesato prima della partita della West Abbia tutti i suoi limiti dopo aver vinto le prime tre gare del campionato, sì. Poi è rientrato in una mediocrità assoluta che probabilmente l'accompagnerà da qui alla fine del campionato, e questo vale ancora a dire come la nostra invece di prestazione sia stata, non dico sottotono, ma ancora più sotto. Sì. Bisogna essere chiari e far capire che questa situazione non va bene in esterna, non bisogna diciamo discendere da quel 70-80% di sicurezza. Noi abbiamo parlato in passato, sì, di sicurezze acquisite, esatto, le abbiamo detto anche giovedì in West Abbia Live Talk Show, ci siamo espressi in questo modo, perché la West Abbia casalinga è una squadra che se la può giocare con tutto. Però il grosso punto interrogativo è capire perché questa squadra in esterna si dimentica di essere la US Stabia, si dimentica di saper giocare come ha fatto vedere contro la Salernitana, come contro il Benevento, e deve capire che in esterna non ci può stare sempre il grande pubblico che sta al Menti, che la sorregge fino alla fine. Onore a chi ha fatto tanti chilometri come voi, ma anche quelle persone che erano lì in curva sotto la pioggia, a prendere acqua, a osannare i propri beniamini fino al 95esimo e oltre. Dovrebbero guardarsi la partita e non vedere le loro gesta, ma chi stava in tribuna, chi stava in curva, e li ha osannati fino alla fine. Forse sono un po' duro, però in alcuni momenti del campionato bisogna essere anche così, perché la squadra si deve svegliare. Cioè, Giovane, stiamo arrivando alla metà del campionato, no, quindi ma, allora, diciamo noi che quello, non che prima ci nascondevamo, no, dietro, però ci si aspettava, diceva, vabbè, ok, non sarà questa, sarà la prossima, non sarà questa. È un campionato che ma dopo di sofferenza tante lo sappiamo. Sì, ma dopo tante partite non possiamo sfuggire al campionato di sofferenza, su questo bisogna essere chiari con chi ci ascolta o chi ci scrive o chi ci segue da casa. Però perché non so se sei d'accordo con me, scusa se ti rompo, io il punto non me lo sarei aspettato ad Empoli, eppure ci poteva stare, perché sappiamo tutti l'arbitro che cosa, certo, ha fatto. Il punto non me lo sarei aspettato a Perugia, eppure l'abbiamo conquistato veramente sul campo. Il punto non me lo sarei aspettato a Crotone, però diciamo che me l'aspetto con lo Spezia, con l'Entella, con Livorno. Cioè io dico, e allora inizia a essere una serie di prestazioni e di opportunità mancate. Ripeto ancora, dove lo vuole conquistare questo punto la Juventus? No, vabbè, ma andando di questo passo veramente diventa difficile, perché ricordiamo che le trasferte che arriveranno tra un po' non saranno Livorno, Entella, eccetera, eccetera. I brividi di freddo, no? Come si dice un po', sì, addosso, pensando che domenica ci sarà il Frosinone e tutti quanti dicono, vabbè, noi abbiamo battuto il Benevento, abbiamo, sì, battuto la Serena, no, battiamo anche il Frosinone. Assolutamente no.
non è nulla di scontato, anche perché arrivi non nelle migliori condizioni. Anche perché quando... E poi dopo dove vai? Cioè, vai a Verona col Chievo. Il problema è che se tu non... E Trapani ha vinto col Chievo, quindi si è avvicinato, ormai si è ricompattato di nuovo. Se non riesci a prendere questi punti, anche perché non è che giochi solo tu in casa, gioca anche il Trapani. Il Trapani, quando la mette sul gioco, sulla fisicità e sull'agonismo, c'è ben poco da fare, un po' come noi quando giochiamo in casa. Però adesso la differenza la dobbiamo fare fuori casa. E il fatto di non aver colto punti a Livorno, non aver colto punti a Chiavari, ti costringe a vincere le partite in casa. Per forza, sì. E quindi costringere significa anche avere più pressione. Come no? E quindi la pressione, se questa è la personalità che abbiamo visto, cioè, non credo che possiamo fare... Allora, ti ripeto, finisco come ho iniziato il mio intervento, sì. C'è da farsi un esame di coscienza per tutti i giocatori che sono scesi in campo. Lasciate stare Caserta. Caserta non vi può dare la personalità. Caserta vi può indicare, Caserta vi può dare lo schema, Caserta vi può dire come passare il pallone, un po' di carica come scambiare, come magari. Tagliare, come... Non ce l'hai, però in campo ce la dovete mettere voi questa personalità. E purtroppo a Chiave non si è vista. Continuando nella nostra trasmissione, leggiamo un po' i messaggi da casa. Salutiamo ovviamente Onorato Ferdinando, dice Sant'Andrea Locatello, forza Stabia, saluti da Ravenna, speriamo di salvarci. Onorato Ferdinando, forza Stabia, chi l'ha vista brutta sconfitta, sono arrabbiato, è assurdo perdere così. Salutiamo tutti quanti gli altri, Serena di Capo che ci guarda. Ciao Serena. Giuseppe Volpino, ciao. Buona serata a voi tutti e sempre forza Stabia, anche se siamo molto arrabbiati per la partita non giocata ieri. Michele Rocco ci saluta e un saluto quindi a tutti voi, dice. Poi Onorato Ferdinando, noi salutiamo ovviamente anche Michele, ciao, amministratore Mike. Della nostra pagina, cioè della pagina 100.000, Mister 100.000. Sì, ho dato Ferdinando, onore e rispetto per tutti i stabesi che mortificati per la sconfitta, ma non tanto per la sconfitta e per l'approccio, perché schifo, forza Stabia, vogliamo vincere, fuori gli attributi. Continuando ancora, Gennaro Scaffato, basta con questi esperimenti. Ecco, discorso Gennaro, l'unico esperimento è del sole. Vabbè, se vogliamo dire, Natale l'ha spiegato bene, lì si è detto del sole, Merala, Elia, tra i tre ha scelto del sole. Perché questo discorso degli sono esperimenti, state scelte obbligate, non sono state, tranne forse uno, ma il resto sono scelte obbligate. No, perché questo discorso dell'esperimento si sta allargando un po' a macchia d'olio, perché sento esperimenti non se ne fanno. Qua c'è un mister che durante la settimana vede i calciatori come stanno e decide anche in base a questo. Poi non è che si può capire che la notte Calvano si alza con il ginocchio gonfio, quindi Poi ti volevo dire un'altra cosa, io l'ho detto anche durante la ritorno, non so se gli amici che questo sono collegati l'hanno già sentito, comunque lo voglio ripetere, gli esperimenti però con la Salernitana sono andati bene, perché io prima della gara con la Salernitana, anche in quella circostanza, sentivo mamma mia Bifulco dal primo minuto, mamma mia questo di Gennaro, mamma mia, però di fatto alla fine poi alla USA abbiamo vinto, e quelle stesse persone dopo, ah che bella vittoria, come siamo stati forti sui social, Mario, ecco, purtroppo bisogna essere equilibrati, ci sono anche tante persone che sono della USA, ma nel loro profilo non c'è una fotografia della in giallo e in blu, cioè, noi siamo profili con nomi strani che per me non sono tifosi della USA, noi questa disamina di questa sera, io voglio evidenziare, non stiamo mettendo in discussione tutto, come hai detto tu giustamente, non si mette in discussione Fabio Casetta ma no, perché non sia da mettere in discussione, noi stiamo analizzando questa specifica partita, in questa specifica partita anche Fabio Caserta purtroppo ha commesso degli errori, come discorso di scegliere del sole che magari poteva scegliere, ma questo lo posso dire oggi dopo la partita, quindi anche lui mi potrebbe dire, e che ne sapevo che del sole faceva una partita del genere, come fai a saperlo? Lo sai perché ovviamente vedi la partita e ti regoli, magari metti ieri e faceva la stessa cosa, vedi Carlini, basta mettersi nei panni di Caserta e dare una chance al del sole, che tecnicamente è un ragazzo che veramente è in crescita, bisogna aspettarlo, non è un campione, però capire che un ragazzo ha una chance del genere in esterna, ti aspetti che comunque faccia veramente una partita. Vedi Carlini, qualcuno poteva dire Mallamo Carlini, metto Carlini invece di Mallamo, invece lui ha scelto Mallamo, ma Carlini quando è entrato che cosa ha dato? Alla Juventus, solo tre falli. Ma poi veniva comunque da due settimane in cui non è stato proprio convocato Carlini, parliamo anche di questo. Carlini si è infortunato con il Livorno, le ultime due partite non è stato mai convocato. È Forte, per esempio, Forte che è partito dalla panchina ieri, col Benevento fu convocato in extremis, ma andò in tribuna dopo perché non era in condizione, ed è stato convocato poi con la Salernitana, ma non ha giocato neanche un minuto. Quindi andiamoci piano con questi, parlando degli esperimenti, perché ieri secondo me
esperimento ne è stato fatto solo uno. E comunque volevo aggiungere un'altra cosa, ecco, ieri per chi era allo stadio si è vista nettamente proprio come entravano sulla palla con aggressività e con cattiveria i giocatori della Virtus Entella, cosa che non si è mai vista in quelli della Juve Stabia, ed è proprio questo che deve cambiare, cioè si deve avere fame e voglia anche di vincere casa, non solo in casa ma anche fuori casa, perché anzi pure di più, per rispettare quei tifosi che ti vengono a fare 1300 km per rispetto a quei 150 che stavano lì, ovviamente qualcuno è arrivato dal nord, però comunque ci sono chi come noi, non ne abbiamo incontrato durante il viaggio diverse macchine, pulmini, c'era anche Emanuele Tremati, ci siamo visti, ci siamo salutati lungo il percorso tra una macchina e l'altra, quindi diciamo che fuori casa bisogna avere ancora maggior rispetto, perché questo io dico, la vedo sotto questo aspetto, da parte dei calciatori, perché come diceva Giovanni, Fabio non scende in campo, sta lì a dirigere la squadra. Continuando ancora, Antonio Mollo, deluso, tanto deluso, mi dispiace dirlo, ma non possiamo continuare così, perché in casa dobbiamo sperare di non perdere più, non facendo punti in trasferta, ma non sono mai stato preoccupato, ma questa volta sì, male, 90 minuti non abbiamo fatto nulla. Io non è che sono preoccupato, è che discorso, limitiamoci a questa partita, limitiamoci a questa prima parte della stagione, sicuramente in questa prima parte della stagione la Juve Stabia ha dimostrato di essere fragile in trasferta, bisogna cambiare l'atteggiamento, come è successo in casa, che si è trovata la strada giusta e sono arrivati risultati e comunque punti importanti, vedi quello col Benevento, bisogna cambiare ovviamente anche se ovviamente non sarà facile, è difficile, questo non sta a me dirlo come si farà, deve essere Fabio Casetta, ma i stessi calciatori devono essere in grado di essere uomini, cioè nel senso di dare il loro appoggio al mister e di non tradirlo così, perché l'impressione è quella, il discorso di se io ieri l'ho visto Fabio proprio come se qualcuno, sai, ti tradisce, quasi una compagna, no? Nel senso che ti tradisce, stai lì e rimani così senza parole. L'unica cosa che ha fatto bene lui per bloccare eventuali domande nostre ha detto è colpa mia, e quindi automaticamente ha bloccato un po' noi. Posso capire tranquillamente il mister da quale certezza sia partito prima della partita di gioco di parole. La certezza era quella di sicuramente se ci mettono lo stesso agonismo che hanno messo con Benevento e Salernitana, qui comunque voglio dire tamponiamo nella partita, sì. E è venuto meno proprio invece quello. Allora già venendo a mancare quello che è stato l'agonismo, l'ardore, purtroppo non c'è stato, ed è stata la caratteristica nostra che in casa ci ha fatto comunque sopravvalere a una Salernitana, ma lo stesso Benevento, perché abbiamo lì purtroppo poi alla fine la personalità è venuta meno, i giocatori quasi si guardavano negli occhi a capire un attimo per dire cosa stiamo combinando, però poi non c'è stata reazione. Diciamo poi che è talmente tanta la differenza tra le due versioni della Juve Stabia, è proprio enorme la differenza fra la Juve Stabia che vediamo in casa e quella che vediamo fuori casa, che sembra quasi che la Juve Stabia fuori casa vada a giocare per onore di firma in alcune partite, tipo ieri per esempio. Da questa impressione, è vero. Continuando ancora, Giuseppe Volpino a Liva e Sinistra, Germoni in tribuna. Vabbè, diciamo che potrebbe essere questa la soluzione, finora Alivi non era disponibile, purtroppo in questo momento Alivi però deve essere utilizzato al centro perché c'è Trust che non sta bene, quindi nel caso in cui dovesse rientrare Trust, Tonucci al meglio, allora potrebbe essere anche questa l'opportunità, perché abbiamo visto che Alivi magari spingerà di meno rispetto a Germoni, in fase propositiva non si fa vedere, però in fase difensiva le sa fare le diagonali, perché ieri sul gol, il primo gol dell'Entella, là c'è stato un errore sì di Alivi che magari è andato anche lui in copertura su Tonucci, ma hanno cercato di anticipare la giocata, sì, proprio perché sapevano, Alivi aveva visto che Germoni non era tornato, non aveva fatto la diagonale, quindi ha cercato di chiudere il passaggio, purtroppo il pallone è passato comunque e lì si è trovato De Luca da solo ad andare in rete e lì è un errore gravissimo di Germoni, quindi diciamo che in questa circostanza mi trovo d'accordo con Giuseppe Volpino, perché l'anno scorso quando c'era Alivi nella difesa come terzino la Juve Stabia non subiva gol, quindi questo ruolo lo sa fare bene, magari sarà la Serie B questa, sarà qualcosa di diverso, però io penso che abbia le carte in regola, però per ora non si può fare questo cambiamento. Poi continuando ancora la Radio Ferdinando, ma è assurdo, quando andiamo fuori lo Stabia dorme, sicuramente l'abbiamo detto anche noi. Salvatore Mozza, buonasera, come si fa a non fare un tiro in porta per 90 minuti? Noi le vittorie in casa ci fanno soffrire fino alla fine i nostri avversari. Eh sì, Salvatore, comunque un tiro solamente l'abbiamo fatto, guarda caso, proprio di nessuno. Le parole di Salvatore sono importanti perché effettivamente ci fa riflettere. Quando noi siamo sull'1-0 in casa, soffriamo perché l'ardore della squadra avversaria che cerca in tutti i modi di pareggiare
quello non la vediamo. Noi prendiamo i gol e ci fermiamo completamente. Cioè, abbiamo perso la partita. Quella... Anche perché ieri, per esempio, il secondo tempo, come ha detto lo stesso Caserta, è stato peggiore del primo. Quindi questa conferma, cioè una squadra che è già stata punta, cioè ha subito gol nel primo tempo, dovrebbe scendere con ben altre motivazioni. Invece a me sembra che queste motivazioni restano a Castellammare quando la Juve Stabia va fuori casa. Questo è un problema di non poco conto, perché la salvezza passa anche attraverso qualche punto pesante preso fuori casa. Soprattutto le scontri diretti, anche perché non è che ce l'ha detto il dottore che in casa le vinceremo tutte, diciamo anche quello, questo è quello che dicevamo prima, che fatto, adesso cioè puoi arrivare al punto di essere la partita storta, magari ti meritava la vittoria, invece puta caso pareggio di ieri poteva in un certo qual modo far scendere la pillola del pareggio in casa col Frosinone, fatemelo dire. Ma adesso sei costretto obbligato a vincere. Sì. Questo, voglio dire, ti costringe a stare sempre sulla corda e sulla corda. Sì, sì. Però bisogna starci in maniera un po' più carica. Onorato Ferdinando dice: Natale, lo stabia a chiave non c'era, il letargo, e siamo d'accordo. Carmine letargo, sì. Carmine Esposito, ragazzi, scherzando, ci vogliono 4 o 5 undicesimi. Vabbè, 4-5 calciatori, sì. Vabbè, 4-5 forse esagerato, però almeno 3 di esperienza. Un difensore centrale, un centrocampista, un esterno a destra d'attacco, a posti di Del Sole, di Melare, di lo stesso Elia. C'è uno, ovviamente, non dico Elia, deve andare via. Io magari mi direi anche Melare, attenzione, quindi io quello che vorrei a Natale mi auguravo di quello, vedere quello che destra, finora molto, finora diciamo non ha dato il proprio contributo, non per colpa loro, sono i vari Lia, i vari Del Sole, cioè tenerli a parte il fatto che li limiti a loro ed è sbagliato, visto lo stesso discorso è stato fatto con Vicente, cioè sì, non rientra nel progetto tecnico, purtroppo però è stato fermo, sta qui, sì, si allena, però è un peccato sprecare un giocatore del genere che magari Lega Pro poteva fare la differenza, far vedere la propria carriera, magari essere anche promosso e avere un'opportunità in un'altra squadra di Serie B. A Castellammare l'ho bloccato, quindi dico a questo punto anche per rispetto di questi calciatori bisogna sicuramente fare qualcosa. Assolutamente. Sì, ma poi soprattutto fuori casa, torno al discorso che ho fatto prima, secondo me ci vogliono giocatori di personalità, giocatori che per esempio ieri Fabrizio Melara io me lo sarei aspettato, come diceva pure Giovanni prima, perché è un giocatore che comunque è anche criticato, però secondo me è un giocatore che innanzitutto il suo tasso tecnico, secondo me ce l'hanno pochi in questa Juve Stabia, il tasso tecnico per me è un po' come Vitiello, sì, sicuramente. Nel senso, fisicamente ovviamente non è un ragazzotto, cioè non è, no, però è uno che fa dell'intelligenza di tattica e dei tempi, ecco, l'esperienza però vedi Trapani come è cambiata la partita, vedi Trapani, sì, per esempio come è arrivata quella vittoria, è entrato lui, esatto, ha recuperato un pallone, l'ha passato dietro, è arrivato il primo gol, ma mi sa che pure a Perugia voglio dire è il classico calciatore che è in esterna con ci vorrebbe qualche Melara, in più da acquistare, esatto. Non, però fisicamente magari un po' più brillante, sì, vabbè, però questi tipi di calciatori non stiamo sentendo il caro direttore Ciro Polito, che sicuramente sta sul lavoro, figurati com'è lui, non si ferma mai, quindi poi Giuseppe Pozzi, dice ma i rotti sono venuti tutti qua, i rotti, allora che vogliamo dire, Torucci, vogliamo parlare di questo acquisto del Trapani di Biabiani che si è fatto male dopo 20 minuti, non si sa quando giocherà, infatti il calcio è così, vogliamo parlare di Cerci per esempio, non so, vogliamo fare un nome, facciamo qualche nome. Se guardiamo in casa Rossi invece voleva valutare Trust, si è fatto male ma non è venuto quest'anno, già la tiravamo già l'anno scorso, Torucci rotazione del ginocchio dovuto al fatto che lui ci ha messo grinta, cose, quindi un episodio di campo. Io capisco poi, pure chi scrive da casa, perché ovviamente Calvano come noi Calvano vogliamo dire che è rotto Calvano ha avuto un problema, una botta a ginocchio prima della gara con la Salernitana, durante l'allenamento era in rischio per la gara con la Salernitana, si è fatto fare un'infiltrazione, ha giocato. È ovvio che poi dopo alla fine il ginocchio si infiamma e si gonfia, quindi non è là è una, cioè quando sono botte al ginocchio, botte alla caviglia, problemi del genere, rotazioni, sono sì, ma la stessa cosa come a Forte, sì, a Livorno, lui uscì molto dolorante, sì, e poi ci rassicurò la settimana seguente che stava tutto, si riassorbiva, cioè, però come diceva Mario sono quei tipi di traumi, giochi che sul dolore, però poi dopo ne paghi un po' le conseguenze, e sì, purtroppo è così.
Sandro Tito dice si deve puntare sul gruppo dello Scossano con l'eccezione di Forte, Torucci e Calvano, sono i tre quelli che hanno dato più sostanza quest'anno veramente come esperienza. Gioacchino Celotto, non ne parlate dei ragazzi che hanno fatto 1400 senza vedere i triport onore a loro. Sì, l'abbiamo detto sì, nel momento che noi ovviamente abbiamo dei tempi anche nella nostra trasmissione, però analizziamo tutti come abbiamo ben potuto ascoltare. Sì. Giuseppe Porzio, vinciamo in casa, perdiamo fuori, che cambia? Ma vinciamo in casa, ma non è sempre detto che le vince in casa, questo diciamo noi. Quindi forse anche questo è il messaggio arrivato molto prima della nostra discussione. Onorato Fedriano, ma come abbiamo fatto a tremare i Benevento, Sanitana, Trapani, Pesaro, eccetera? Ieri non si è capito dove era lo Stabia, alle Maldive. Sì, poi onore alla Curva Sud e a tutti i stabiesi presenti a Chiavari. Giochi 18, ma il signor Casetto, una volta squadra senza carattere, una seconda volta siamo stati remissivi, la terza è colpa mia. Io penso che deve smettere di fare lo scienziato, non spendere i soldi, non spendete i soldi per le trasferte. Vabbè, diciamo che qui si va oltre, nel senso, pensiero di Gioacchino, attenzione, io non voglio criticarlo assolutamente, però cioè, lo rispettiamo, ma assolutamente non lo condividiamo. Poi Giuseppe Porzio, tutti ritiro fino a Natale, vabbè, non penso che frustrare i calciatori sia la scelta giusta. Si vede in altre categorie, bisogna prendere... cosa succede. Sì, bravo. Vedi Napoli e poi muri. Poi sembra che vanno in ritiro. Sì, ora vanno. Felici sì, adesso sì. Corrado De Rosa, siamo una squadra leggera, poi il tecnico inserisce Giovanotti non idoneo con la Serie B, non riesco a comprendere il nostro tecnico, giochiamo sempre in 9, compresa la partita con la Salernitana, però quella l'abbiamo vinta, quindi 9 sono bastati. Poi continuando ancora Alfonso Longabati, buonasera a tutti, purtroppo come sempre facciamo un passo avanti e due indietro con un allenatore che io rispetto molto ma che ieri ha messo in campo una squadra senza alcuna logica. Alfonso, noi abbiamo detto scelte obbligate, penso che hai ascoltato, l'unica possibilità è di fare qualcosa di diverso sul Del Sole oppure Malamo Carlini, ma visto poi il Carlini come è entrato, quindi alla fine secondo il mio parere sarebbe cambiato poco. Bisognava mettere lì, ma poi non è che un solo calciatore alla fine parlavamo prima di personalità, di carattere, di ardore, non c'è stato nulla. A Perugia sono playoff, un punto con Livorno, Spezia e Inter, squadra mediocre, beh, 0 punti, sì, l'abbiamo detto prima, sì. A Terese Grado, buonasera a tutti voi. Luigi Di Palma, il Trapani è più forte di noi, pensiero di Luigi, secondo me no. Poi Antonio Mollo, scusatemi, io lo stimo molto a Casetta, però Casetta deve far capire alla squadra che devono onorare sempre la maglia, non alla sempre per chi la segue, onora ovunque, vabbè, onora la Curva Sud, l'abbiamo detto, sì, Antonio, siamo d'accordo, ma penso che mister con lo volto scuro del dopo Entella, sicuramente anche lui è convinto che qualcosa non è andato, non sempre è facile. Paolo Porzio, domenica scendo da Parma per tifare la mia squadra del cuore e venerdì sarò a Verona, onore a te Paolo, davvero che anche da lontano non fai mai mancare il proprio supporto alla US Stabile. Giuseppe Porzio, ma voi cronisti credete ancora nella salvezza? Giuseppe, sì. Lo dico oggi, assolutamente sì. Io credo ancora nella salvezza, sinceramente, sì. Però deve cambiare qualcosa nella mentalità fuori casa, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Allora, non bisogna sentirsi superiori, questo è il discorso. Assolutamente no, però bisogna pure ribadire che è una Serie B. Cioè, in 3-4 punti quante squadre ci stanno? Cioè, la squadra è una serie. Salutiamo il presidente, il patrono Mannillo. Patrono Francesco Mannillo, sì, lo salutiamo caramente. Che dire, la Serie B credo che quest'anno sia veramente una delle annate più mediocri in assoluto. La distanza in classifica con questi pochi punti fanno capire che solo a Schiacciasassi Benevento, che personalmente credo che la Teresa Cataro dice infatti quello che diciamo noi, nel senso che anche lui sa che questa è la formazione che poteva fare. Sì, ma assolutamente. Solo lui sapeva a chi far giocare. Poi continuando ancora Alfonso Longobardi, il discorso che state facendo non fa la piega, ma a questo punto della stagione gli alti e bassi sono troppo frequenti per cercare di salvarci senza qualche collettivo a gennaio, sia in entrata che in uscita. Ma Alfonso, questo è ben chiaro, sia il presidente Mannillo, che non so se sta ancora continuando ad ascoltarci, che il presidente Langella, sono consapevoli di questo. Fra l'altro Giovanni ha fatto anche una battuta, secondo me Ciro Polito già sta al lavoro, loro ha detto almeno un acquisto, sì. Però ovviamente loro si nascondono, perché sicuramente se ci sarà l'opportunità di fare qualche altra cosa la faranno sicuramente. Ma teniamo conto, bisogna fare quasi più 30-31 persone, sì, 31 persone, e vanno comunque in un certo modo anche sfoltiti. Bisogna arrivare a gennaio con quanti più punti è possibile. Questo è l'obiettivo. Ma anche per gli stessi ragazzi che stanno qui, sì, sì, che si allenano in maniera molto professionale, sì, eccetera, però non trovano spazi. È ovvio anche per loro.
mi viene in mente Boateng, gli altri, voglio dire, cioè, onestamente sì, sono ragazzi che hanno bisogno di giocare, ovviamente non possono rimanere qui tutto facciamo l'anno. Un'altra sparata di messaggi, sì, Gianluca Perolla, noi li ringraziamo fin da adesso, sì, perché sì, stanno, sì, sono tantissimi. Noi dobbiamo avere una squadra titolare fissa sia in casa che in trasferta, Gianluca Perolla, sì, bisogna trovare la versione da trasferta. Poi Gianluca Brancati, secondo me il problema è che fuori casa si parte direttamente per rubare il pareggio, e questo è il discorso della poca personalità che dicevamo prima, Gianluca. Poi ti resi cadere rispetto per chi fa chilometri per andare in trasferta, bravo Mario, poi facciamo lavorare il mister, lui sa come deve fare, non facciamo sentire il colpo, uniamoci intorno alla squadra, basta polemiche, assolutamente, anche in questo siamo d'accordo con te. Analizziamo la sconfitta, questa sconfitta, questi problemi fino a questa gara, ma non diciamo per il prossimo, è tutto perduto, il mister deve essere cambiato, la squadra fa schifo, che la società che sta combinando, non andiamo oltre, limitiamoci a quello che abbiamo visto fin oggi, e fin oggi effettivamente ci sono delle difficoltà. Ora dire perché, qual è la soluzione, ovviamente la soluzione aspetta a me, il perché posso magari dirlo, ecco, discorso diciamo di personalità, sì, però oltre non possiamo andare, cioè non si deve andare, no, assolutamente, si deve essere sicuramente fiduciosi, perché voglio dire il campionato è lungo, c'è questa classifica corta, ci sono i problemi, nessuno li nega, anzi li stiamo ribadendo a più non posso, però bisogna trovare insieme le soluzioni, perché non possiamo arrenderci così in maniera facile. Cioè il campionato di calcio è fatto anche di riuscire a capire i problemi, perché bisogna anche capirli i problemi, perché ci sono, ma bisogna anche capirli, perché una volta capiti si può arrivare a una soluzione. È ovvio che la soluzione non può arrivare oggi, può arrivare domani, può arrivare dopodomani, è vero, il campionato continua, le giornate sono sempre di meno, i punti sono sempre di meno, però io vedo sempre che comunque ci sono squadre che a stretto giro di 3-4 punti, cioè di 2 vittorie, si può veramente capovolgere la cosa. Bisogna trovare questa sinergia, ma è difficile, ripeto ancora, l'ho detto prima, è un campionato difficile, è un campionato difficilissimo, lo dobbiamo vivere così fino alla fine, dobbiamo capire che noi siamo la Juve Stabia di quest'anno, che come neopromossa ha il compito di soffrire. Vediamo che dice Romano, ecco, nel suo editoriale benissimo. Che ci concede ogni lunedì. E ben ritrovati a tutti, cari amici di Juve Stabia Live, cari amici del Pungiglione Stabiese, buonasera a voi e un saluto a tutti gli ospiti in studio, vi abbraccio tutti indistintamente. Bene, la Juve Stabia vista a Chiavari, in terra del Virtus Entella, non è stata la Juve Stabia bella, roboante, con verve e spirito di abnegazione vista nelle partite sciorinate al Menti, nel doppio derby con Benevento e Salernitana. Fa un po' pensare questo atteggiamento psicologicamente altalenante delle Vespe di Castellammare di Stabia, lontano dalle mura amiche, una Juve Stabia vittima sacrificale e orfana dell'assenza importante di Galvano, purtroppo ha dovuto fare di necessità virtù, e chi è sceso in campo non ha dato ovviamente tutte le caratteristiche, tutte le qualità e tutta la compattezza atletica ed emozionale del sostituto. Una Juve Stabia che è stata bravina solo nelle ripartenze con Canotto, male un po' tutta la difesa, il primo gol è evitabilissimo, però a dire il vero bisogna essere sinceri e farci apprezzare sempre indistintamente per il commento oggettivo ed analitico, la Juve Stabia ne poteva prendere qualcun altro in più di gol, quindi risultato purtroppo per noi bugiardo, perché altresì sarebbe potuta finire con qualche risultato un attimino più roboante, però non facciamoci la testa, la Juve Stabia vista a Romeo Menti almeno nelle precedenti domeniche lascia ben sperare. Domenica prossima siamo tutti a Castellammare, nuovamente vicini alla Juve Stabia, per far sì che si continui questo ruolino di marcia importante, quantomeno tra le mura amiche. La salvezza si potrebbe allungare di quel quid in più a 44 punti, 45 punti, facendo un po' di media inglese tra quelle che sono le proiezioni delle altre squadre. Questo significa vincerle quasi tutte a Romeo Menti di Castellammare di Stabia, e qualche punto che si perde in casa, purtroppo andarlo a prendere in trasferta. Questo è il diktat condizio sine qua non degli uomini di mister Fabio Caserta. Io sono fiducioso, buona giornata a tutti e arrivederci.
queste erano le parole di Romano Farecello, che quindi analizza anche lui, come noi, questa sconfitta. Siamo in perfetta sintonia con lui, sicuramente, per quello che si è detto. Poi, continuando ancora nei messaggi con Nando Aprea, da settimane dico che questa è la squadra tipicamente casalinga, fin quando si vince in casa questo deficit esterno viene alleviato, il problema nascerà quando malauguratamente non riusciremo a vincere in casa, ci mancano i punti delle prime tre sconfitte casalinghe, altrimenti eravamo più sereni. Assolutamente, se in quelle prime sei partite, io metto tutte e sei partite, uscivano 3-4 punti in più, sicuramente saremmo stati più sereni, ma non tranquilli, perché lo stesso Entella Boscaglia ha detto siamo ancora lì, perché se vediamo la classifica comunque è ancora corta. È vero che adesso Entella è a 5 punti la Juve Stabia, però sta a 3 punti la salvezza, quindi non è che, diciamo, ecco, sono scappati via tutti. L'importante è rimanere in questo gruppone fino a gennaio, fare quanto più punti è possibile, e poi da gennaio inizia un altro campionato. Ovviamente non dico che la Juve Stabia deve comprare, deve rivoluzionare la rosa, sicuramente si metteranno all'opera, perché ci sono le persone adatte per sistemare una situazione che noi stiamo dicendo, ma non penso che loro, anzi non penso, sono sicuro che anche loro sanno questo, però ovviamente fare polemiche eccessive può, diciamo, in questo momento scompaginare tutta la situazione. Bisogna stare sereni a, diciamo, ecco, criticare la partita nello specifico, non più che criticare, analizzare la partita nello specifico, la sconfitta, capire un po' tutta la situazione, però non andando oltre, perché se ci demoralizziamo, se ci buttiamo giù, se mettiamo troppa pressione alla squadra, tutto alla fine può succedere come il classico si prende fuoco. Allora c'è da analizzare, perché tutte le partite vanno analizzate, anche quando vinciamo. Abbiamo analizzato la partita bella, mi riferisco a quella con la Salernitana, alla vittoria a Trapani, quella col Pescara, quella col Pordenone, perché siamo stati ordinati, belli. Siamo riusciti a far vedere che la squadra si esprime su una cosiddetta garra, mettendo in campo la facciamo da padrone. Però adesso c'è da fare un export dal Menti e riuscire a portarla sui campi esterni. Ieri poteva essere, lo ricordavate voi, voi ci siete stati, giusta, perché ecco, c'era tutto quell'ambiente di tranquillità, che però Manterboso che conosce, però per certi versi poi dipende in campo, perché tu comunque c'era l'avversario, cioè non è che stavamo solo da noi. Boscaglia ha presentato bene la partita in settimana, perché anche loro arrivavano da un momento negativo, perché ripeto, dopo le prime tre vittorie del campionato erano 9 punti dopo la terza giornata, primi in classifica, poi hanno vissuto comunque un momento, non si sa ancora nulla, quindi noi speriamo che Dennis veramente recuperi quanto prima. Quindi alla fine quello bisogna riuscire a capire, come esportare lontano dal Menti questa forza, questo carattere, questo ardore che si vede sempre in casa. Catello dice 300 litri di acqua addosso per vedere il rinvio di Russo oltrepassare il centrocampo. Speriamo che il campionato cominci anche fuori casa, sempre e comunque Magico Stabia. Loro sono quelli che vincono sempre, assolutamente. Sì, poi continuando ancora Rada Ferdinando, Giovanni vinceremo al Menti, non si passa, non mi faccio capace, perché quando andiamo fuori lo stabile non esiste, la differenza dell'anno scorso eravamo più forti fuori che in casa, e questo è davvero. Poi il presidente Manilo, scusa Mario, ci vuole un difensore centrale, Trost, Rucci, Allivi, Fazio, Mezzavilla. Ecco, sul discorso presidente, io sono ancora convinto di quello che dico, ma non perché voglio andare contro quello che lei dice, ma sicuramente Mezzavilla è un adattato, è fuori dubbio. Il problema è che Fazio, la stessa cosa, io l'ho visto giocare centrale, a me piace molto da terzino, assolutamente, sicuramente da un ottimo contributo, però quando l'ho visto giocare al centro, mio pensiero, poi attenzione, potrebbe essere anche che non sia così, non l'ho visto così sicuro in tutte le situazioni. Poi ecco il discorso, purtroppo la Juve Stabia poi perde Trust, ecco perciò dicevo al presidente, perde Trust nella partita con la Salernitana, e poi perde subito molto probabilmente Torucci nella partita successiva. Questo è il discorso, perciò purtroppo in un campionato con due difensori centrali ne devi avere quattro di ruolo almeno, e almeno questo è il mio pensiero. Gli altri, se poi riesci ad adattare, ok, li tieni, li adatti, perché Allivi può essere adattato al centro, a sinistra, Fazio può essere, ma lo stesso Vidiello a questo punto lo possiamo adattare, Mezzavilla lo puoi adattare, però sono sempre adattati, attenzione, cioè non sono, considerando anche che Allivi che è tornato anche bene, però è sempre tornato da poco, voglio dire, ragazzo sicuramente ha recuperato, ha fatto vedere che è sicuro di sì,
però adesso deve prendere anche un po' più di confidenza in un ruolo importantissimo, sì, che è quello là proprio di centrale. È ovvio che poi ci siamo abituati, ecco, abbiamo fatto la bocca dolce con le belle prestazioni di Tonucci, di Trester, ne parliamo, voglio dire, era un fuoriclasse della categoria, però come diceva Mario, viene a mancare uno, viene a mancare un altro. È vero che noi abbiamo visto il grande sacrificio di Adriano, che si adatta dappertutto, Fazio, che anche io sono dello stesso opinione di Mario, che credo che sulla fascia possa rendere o quantomeno all'occhio da più diciamo sicurezza sulla fascia che centralmente, quindi una pedina potrebbe essere quella. È ovvio che poi tutto dipende da come si ci arriva da qui a gennaio, recuperano bene entrambi, dà ancora più sicurezza a Livi, poi è ovvio si può certo soprassedere anche su una situazione del genere, però è sempre da tenere in itinere e capire un attimo come si ci arriva a gennaio. Sì, poi continuando ancora, Alessandro Fantaccione, buonasera ragazzi e forza Stabia sempre e comunque un abbraccio. Poi Francesco Mantiello, un centrocampista, ne abbiamo sei. Sì, però purtroppo... No, ma numericamente, Presidente, noi non abbiamo nessuno. Numericamente sono forse pure troppi. No, che fatto, sono pure troppo di sfoltare. Però noi stiamo parlando di giocatori che possono dare il proprio contributo in termini anche di esperienza. Ieri abbiamo visto Calvano, non c'è, ecco Presidente, penso che non l'ho guardato solo io, Bucher ha fatto una partita importantissima, è un ottimo giocatore, non stiamo dicendo che è l'ultimo dei fessi, però diciamo che ancora non è al top. Rivera, piano piano, Calvano si fa male e ieri diciamo che il filtro al centrocampo non ce l'avevamo. Il problema c'è stato anche che la difesa ha fatto quelle brutte figure, perché arrivavano in velocità 3-4 elementi dell'Antella lì a ridosso della difesa, e io vedevo i stessi Vitiello, Tonucci, Allievi che si guardavano per capire adesso chi prendiamo, perché arrivavano un po' in velocità tutti quanti, è mancato quel giocatore, sì, ecco, sì. In questo senso io dico, magari a Dai a gennaio, dopo il mese di riposo che la US Army quindi farà una sorta di mini richiamo, come dire, mini ritiro estivo, tornerà quello che era diciamo ad Ascoli, che quindi potrà dare il proprio contributo, allora io alzo le mani, giustamente non servirà, però io dico un sostituto di Calvano in questo momento non c'è, almeno questo è il mio pensiero. Poi no, a me non piace quando continuando a scriverti per quanto riguarda il centrocampo, che... mamma mia che disfattismo, non è il nostro disfattismo, disfattismo no, quanti allenatori, ah forse altri messaggi, ah forse sì no, perché assolutamente, anzi noi abbiamo, ecco, pure quanti allenatori, si ha ragione Presidente. Perché... sì. Poi continuando ancora, Salvatore Cimmino, Presidente Castellammare, e così vigiamo e si va in A, perdiamo e siamo sempre vivi. Questo è, siamo d'accordo con Salvatore Cimmino, sempre con lei Presidente, grazie di tutto Salvatore Cimmino, stiamo vivendo i migliori anni e sono sicuro che lei ci farà vivere momenti ancora migliori, l'abbiamo detto anche noi, sicuramente a gennaio loro sapranno che cosa fare. Io, il mio pensiero è questo qui, poi magari se non riterranno giusto, ma trovatemi un padrone, un presidente che si mette a discutere con i tifosi e no, con la cosa... a chiacchierare. Cioè, voglio dire, è una persona, no? Che è importantissimo per tutti noi, per la società, per la Juve Stabia, perché questo è anche un motivo di confronto importante, voglio dire, e anche infatti, io ricordo anche delle disfatte interne, e risponde, è Domenico, che ci mette la faccia. Domenico Esposito che dice: noi Presidente non si tratta di disfattismo ma di amore per chi si soffre, che brutto lunedì al lavoro Presidente, ovvio parlo per me, dice lui, figurati io, anche lui infatti non sarà contento. A Teresa Catano: anche io devo cambiare l'idea di chi non ci crede alla salvezza, io invece, noi l'abbiamo detto, vabbè. Salvatore Cimmino, grande presidente. Giuseppe Esposito: una settimana fa la squadra era da Serie A, oggi da Serie B. Boh, il campionato è lungo e l'organico è buono. Siamo vicini a questi ragazzi e a questa società. Domenico Esposito: siete grande presidente. Sì, per il discorso che ha risposto, che lui sta soffrendo. Poi continuando ancora, Carmine Esposito: ragazzi, tornando indietro, ma la squadra non prende la mentalità del proprio allenatore. Caserta non era un combattente. Ma questo non mi risulta, invece Caserta era un combattente. No, forse lì manca un punto esclamativo, forse. Ah, forse non era un combattente, non lo so, forse il punto interrogativo, ma non lo so. Comunque, meglio che giochi di sabato, Presidente. Almeno c'è la domenica per il mezzo e ci scarichiamo un po'. Antonio Mollo: Presidente, noi siamo fiduciosi perché abbiamo Pepelemi come nostro presidente. Vorremmo solo che i giocatori, soprattutto in trasferta, amino la maglia come noi veri tifosi. La gente come noi non molla mai, è solo paura, Presidente. Davide Di Gennaro, Davide De Simone: non dobbiamo lamentarci dell'organico, ma dell'atteggiamento di chi c'è stato in alcune partite. Bravo, Davide.
poi continuando ancora, Corrado De Rosa, egregio presidente, noi siamo proprio siamo con lei, seguiamo il calcio da via Stabia da 50 anni, forse il nostro piccolo è una critica costruttiva e soprattutto di amore, la ringraziamo sempre per i suoi sacrifici e per essere il portabandiere della nostra fede. A Teresa Gaetano, bravo russo, e siamo d'accordo con Teresa Gaetano, ha fatto una delle migliori partite finora, la laurea gli ha dato anche quella carica giusta, no, che prima era colpevole, attenzione, però ha cercato di tamponare tutto, se alla fine diciamo che, come diceva anche Romano, il risultato poteva essere più rotondo, fa capire davvero che cosa ha fatto Russo. Gioacchino Celotto, caro Presidente, io credo che ci vogliono 11 Mannillo, io credo in voi, a volte si pensa a certe cose solo per rabbia, Mannillo uno di noi. Poi continuando ancora, a Teresa Cataro, ciao Romano, forza di questa abbia sempre. Poi Simone Di Noto, buonasera. Marco Cesare, buonasera, un abbraccio a tutti. Che tristezza questa squadra, fuori casa, senza personalità e mordente. E stavolta, secondo me, anche Casetta ha le sue colpe. Ancora troppa confusione ed esperimenti. A gennaio c'è stato un repulist del sole, bifulca, eccetera. Vabbè, diciamo che noi lo diciamo, qualcosa bisogna fare, ma la società... A parte ancora di quelli un po' incavolati, sì, ma sì. Sicuramente sì. Lui poca la seguiva una certa passione, lui... Stabiese Doc però sta fuori e ogni volta la segue, lo possiamo capire. Io dico una cosa, che anche questa parte di campionato fino a gennaio ti permette di capire chi effettivamente può dare il contributo e chi no, sì. Non che diciamo tutta la squadra è da buttare, però sicuramente ogni situazione, ogni squadra è migliorabile. Mario, sì, è come la scuola. Visto i problemi, non c'è Calvano, non hai filtro, poi ripeto ancora una volta, esce Adai, allora ok, siamo a posto, perché se Adai può dare il contributo, ritornerà a Mastalli, ma Mastalli ritorna a marzo, quindi diciamo che non lo abbiamo ancora a disposizione, questo anche per rispondere al Presidente, ma no, perché ripeto, voglio fare polemiche con lui, io so che sta arrabbiato e sa già cosa fare, ovviamente non ce lo dirà mai in questo momento e sa anche lui che qualcosa andrà fatto, non sto dicendo, c'era chi diceva 4-5 elementi, per me non ci vogliono 4-5 elementi, ce ne vogliono 3, almeno 3 che diano un po' più di esperienza, perché il campionato di Serie B è purtroppo anche un campionato di esperienza, in Lega Pro basta diciamo corsa e qualità per emergere, l'abbiamo visto con tanti calciatori della Juve Stabia, lo stesso Elia ha dimostrato di essere diciamo bravissimo, calò l'anno scorso bravissimo, quest'anno ha avuto difficoltà, adesso è ritornato di nuovo sugli stati, quindi perciò perché? Perché manca l'esperienza, sì. Quindi alla fine io dico questo, cioè, vogliono almeno un 3 elementi, sarebbe l'ideale, poi ovvio che si possono prendere, non si possono prendere, non beh, bisogna, le dinamiche di bisogna mercato fare, sono no, poi bisogna fare attenzione, bisogna fare attenzione al budget, bisogna fare vedere le altre squadre se ti lasciano, come dicevi, calciatori del genere, quindi non sarà facile, poi ovvio che quello che farà la società, io sono sicuro che farà sempre il massimo, non è che ne ha presi 31 per cercare di trovare quello giusto, alla fine su 31 ce ne sono tanti che possono... Può capitare anche come, perché da un po' che seguo la mantia a Lecce, no? Non per parlare del calciatore, ma come possono cambiare anche le cose in serie di mercato, la Mantia in serie B lo volevano e lo vogliono ancora tantissime squadre, è arrivato all'orecchio di questo calciatore, sta facendo un campionato strepitoso, sì, no, allora infatti... molte volte anche parlare, voglio dire, in anticipo del mercato eccetera, possono anche basta poco però ecco sbloccare. Questo per capire pure come si possa sbloccare mentalmente un calciatore che per tornare un po' al fatto di trovare la squadra, cioè aver visto la squadra ieri a Chiavari, diciamo mentalmente non pronta, certo. Ma sta veramente poco, però ecco che poi arriva una partita del genere dove tutti, praticamente quasi tutti, non riescono a dare il sì, il meglio di sì, è ovvio che vengono fuori delle partite un po' così difficili da digerire, stiamo sentendo nei messaggi dei nostri tifosi che è ovvio sono ancora un po' arrabbiati giusto il giorno dopo, quindi proprio facile capire, sì, che c'è ancora tutta questa arrabbiatura addosso che riporta un po' a parlare un po' di tutto. Mario, mi sa che abbiamo già qualche ospite, fra un po' avremo anche il primo ospite di questa sera, ma continuando a parlare un po' su quelle che sono le tipologie di messaggio che alla fine diciamo arrivano sempre a parlare ovviamente della prestazione un po' in colore di ieri, tutto quello che si aspetta adesso è che veramente, io l'ho detto all'inizio della trasmissione, che questa settimana oltre a fare a preparare la partita tecnicamente e tatticamente in campo, un po' tutti si rendano conto di quella che è stata la prestazione di poco carattere messa in campo, c'è bisogno di più, c'è bisogno di mettere qualcosa in più, ragazzi, c'è un po' per chi vi ha seguito da vicino, chi ha fatto tanti chilometri, chi vi vede in televisione, c'è sicuramente da dare qualcosa in più. A te Mario.
Intanto abbiamo il primo ospite questa sera, come vedete dalla grafica in sovrimpressione, Danilo Russo, Danilo Rufini, scusami, Danilo Rufini, ex Juve Stabia, centrocampista che ha sempre lottato in mezzo al campo. Noi lo ringraziamo per la disponibilità di questa sera. Noi ci affidiamo a chi normalmente, nonostante lontana dalla Juve Stabia da tanti anni, la segue con passione e con affetto in questo momento particolare, quindi anche parole di conforto da parte di chi ha giocato, di chi è stato in mezzo al campo con quella maglia e può dire la sua quest'oggi. Buonasera Danilo e benvenuto a Pugiglione. Ecco Danilo, diciamo la Juve Stabia che ha avuto difficoltà, sta avendo difficoltà soprattutto in trasferta, con risultati non in linea con le aspettative in molti casi. Ecco, da calciatore ci puoi spiegare questo discorso in casa e fuori casa? Che cosa cambia nella mente di un calciatore e nell'impostare una partita? Il calcio di oggi non è più come una volta, anche perché ormai fare un discorso casa fuori casa con i tre punti avrebbe poco senso, perché il punto non ti cambia niente. Quindi secondo me ogni squadra dovrebbe giocare sempre per vincere, sia in casa che fuori casa, perché al computo, no? Tre partite senza sconfitte, fare tre pareggi porta tre punti, provare a giocare sempre a vincere, basta vincerne uno e perderne due, comunque fai tre punti. Quindi matematicamente ti porta anche a pensare che è meglio osare e provare sempre a vincere sia in casa che fuori casa. È normale che Castellammare, Mario, il fattore campo, specie negli ultimi tempi, è stato sempre determinante, no? Nella storia della Juve Stabia il fattore campo è stato determinante, ma in questi ultimi tempi anche in particolare ha sempre dato, è sempre stato il dodicesimo uomo in campo, no? Come lo era ai tempi miei, lo è anche adesso. È normale che qualcosa nella mentalità bisogna cambiare, però come ho sempre detto in passato, combinazione mi chiamate sempre dopo periodi negativi. Perché così quindi, ci puoi sollevare un po'. Ho fatto per scaramanzia. Poi ci riprendiamo. E quindi anche questa volta io, essendo un ottimista per natura ed essendo una persona positiva, io e avendo anche grande fiducia in Caserta, soprattutto in Magnello, nella società, io penso che il campionato di Serie B è un campionato strano. La Juve Stabia all'inizio, quando ci siamo sentiti, veniva da un periodo, ci parlava addirittura di esonero di Caserta. Ho fatto dei post dove cercavo di far capire che anche l'anno precedente, quando si stava per vincere il campionato, c'è stato un grosso calo della Juve Stabia, il Trapani si era avvicinato. Io avevo detto che di stare vicini alla squadra, perché lo scontro diretto sicuramente la Juve Stabia avrebbe ripreso il cammino e avrebbe vinto il campionato, e poi così è stato. E anche l'altra volta, quest'anno, dopo i risultati negativi, subito Caserta è uscito fuori con 3-4 risultati positivissimi. Quindi adesso è normale che è fisiologico anche, no? che quella onda di entusiasmo si vada un pochettino a scemare. Poi la Serie B è un campionato strano, poi comunque l'Entella è un'ottima squadra sul proprio campo sintetico, con Boscaglia che fa un gioco, lo conosco personalmente perché è di Gela, era un mio tifoso quando io giocavo a Gela, quindi la curva di Gela è intitolata al fratello, che era un grandissimo tifoso, morto in un incidente stradale per andare a vedere la Juventus in una Coppa Europea, Angelo Boscaglia, bravissima persona. Quindi sono squadre molto ciniche, no? Che speculano molto, giocano di ripartenza. Poi su quel campo sintetico è difficile, no? Perché è un sintetico diverso, più veloce, più nuovo. Ci sta a perdere una partita, anche se è diventato magari che fuori casa si sta perdendo spesso. Però non dimentichiamo che sono stati fatti risultati in casa strepitosi, con vittorie importanti. Quindi secondo me è tutto fisiologico, e Caserta sa sicuramente quello che deve fare. La squadra per me è forte e valida, sicuramente se ci sarà da fare qualcosa a gennaio per completarla, per puntellarla, si farà. Io non mi fascerei la testa sicuramente, anzi continuerei a dare fiducia. Sì. Continuerei a dare fiducia al mister, alla squadra, che comunque rispetto a magari 3-4 anni fa, già dall'anno scorso, secondo me, forse proprio per la presenza di Fabio Caserta,
sta andando un po' a incarnare quella che è la voglia dei tifosi. Vedo una squadra attaccata alla maglia, una squadra che lotta, una squadra che a volte fa delle cose che sembrano impossibili, no? Con gol all'ultimo minuto, è una squadra, secondo me, che ci crede. Lo spirito è quello giusto e va a gratificare anche quello che è lo spirito del tifoso di Castellammare. Io ho detto, quando io giocavo a Castellammare, ho detto io do tutto in campo perché vorrei portare, vorrei che fosse un tifoso che gioca però con le qualità del calciatore. Quindi lo spirito e la voglia del tifoso, però con le qualità di chi va in campo, perché il tifoso avrebbe voglia di giocare ma non ha le capacità magari. Però quella determinazione, quella voglia, quell'amore per la maglia, se lo indossa un calciatore e riesce a sposare quella cosa, secondo me è il massimo. Qualche calciatore di questa squadra, secondo me, ce l'ha questa voglia. Quindi io... Sei d'accordo con me, Danilo, che un campionato del genere, come la Serie B, ci vuole anche tanta esperienza? Ecco, forse tolto... qualche calciatore che l'ha fatta la Serie B e anche ad alti livelli nella Juve Stabia, c'è qualcuno che purtroppo in questo momento magari pecca in questo, in qualche ruolo principale. Poi anche, diciamo, ci sono periodi della stagione in cui qualcuno tarda anche a entrare in condizione, vedi Adai che ha fatto benissimo ad Ascoli, lo stanno ancora rimpiangendo la sua partenza, però purtroppo per lui e per la Juve Stabia quest'oggi, cioè fino ad oggi, non si è ancora visto. Ecco, sei d'accordo con me che, ecco, forse la Juve Stabia manca in questo, diciamo, ecco, magari nell'esperienza, in alcuni elementi, attenzione, quindi non stiamo parlando né dell'allenatore, e che comunque la Juve Stabia resta una buona squadra che può lottare per la salvezza, non è stata costruita per altre posizioni di classifica, come magari qualcuno si è potuto esaltare dopo la vittoria con la Salernitana, il pareggio col Benevento. Quelli sono punti che serviranno per la salvezza. Guarda, sicuramente in ogni squadra il giusto mix tra l'entusiasmo dei giovani e l'esperienza di chi ha già fatto questa categoria e sa gestire i momenti sia delle gare che dei campionati è importante. Nello specifico anche Adai, che è un grande giocatore, magari sarà l'acquisto di gennaio, no? Quindi sarà il giocatore in più che tutti, perché già se la squadra sta facendo discretamente bene senza un giocatore così importante, perché magari è stato preso per fare la differenza, al momento ancora non ha dato il suo appoggio, quindi vuol dire che la Juve Stabia può ancora contare su una freccia in più che ha già in casa. Quindi io ho detto, poi a gennaio è normale che uno si renderà conto come sta messo e se queste lacune si vanno a evidenziare anche nel proseguo del campionato. Però io penso che, ho detto, sono fiducioso a prescindere, perché so che comunque c'è al timone gente che ama la Juve Stabia, e quando c'è la passione e l'amore è normale che si fa tutto per il bene della squadra. Quindi se ci sarà da muoversi lo faranno, e sicuramente la Juve Stabia ogni partita venderà a cara la pelle. È normale che qualche accorgimento sta al mister farlo, lui è competente, lui è stato un grande giocatore, è bene la piazza e ha trasmesso anche alla squadra quell'amore e quell'attaccamento per la maglia. Quindi io sarei sereno a prescindere. Quindi è normale, fuori casa bisogna fare qualche risultato in più, a costo di essere magari più brutti, no? Sporchi, più cattivi, meno, pensare magari meno al bel gioco che magari è insito nelle caratteristiche delle squadre di Caserta, perché magari in casa riesci a farlo, fuori casa non ti sta avvenendo bene questa situazione, quindi magari come si dice, errare umano, no? Perseverare diabolico, quindi bisogna trarre subito delle accortezze, magari avere una Juve Stabia dai due volti, cioè in casa spregiudicata, sbarazzina, votata all'attacco, magari spinta anche dai tifosi, fuori casa magari più attendista e più pronta magari alla ripartenza, magari andando a esporsi meno ai rischi che in questi momenti, che in queste ultime partite stanno venendo fuori. Ecco, c'è Danilo, c'è Alessio Cristapale che dice: grande Danilo, quindi ti saluta. Poi continuando ancora, messaggi rivolti a te da parte di Nicola Martorello: grande Rufini, ci auguriamo che porti sempre bene con un bicipite e tanti cuori giallo blu. Ma io ho detto, il mio carattere essere positivo mi ha portato fortunatamente a vincere tanto da calciatore e anche da allenatore, perché penso che
e come pensi vivi, è quello che il tuo carattere lo trasmette, no? Sia ai calciatori che ti sta vicino. La positività è la cosa più importante, quindi i problemi nel momento in cui si creano vanno risolti, perché già pensarci su è già un perdere tempo. Quindi io penso che ho detto, la Juve Stabia io la vedo già come una squadra che ha fatto degli errori, provvederà subito a sistemare il tutto. Ho detto, ripeto ancora, Caserta per me è un grande uomo, un grande allenatore, quindi e ama Castellammare, quindi già questo basta per mettere i risultati in questo momento in secondo piano, perché quando hai una persona che ci tiene e che sta lì per amore oltre che per i contratti e tutto il resto, no? Perché alla fine è diventato un mondo il calcio dove le bandiere non esistono più, e quindi già ad averne è meglio tenersele strette e dargli una mano e dargli sostegno. Quindi da parte mia, grande fiducia, anche perché i fatti hanno dimostrato che anche nei momenti più negativi, no? In passato, poi la squadra ne è sempre riuscita a uscire fuori, quindi perché preoccuparsi adesso? È normale che parlarne fa bene, e la critica costruttiva fa bene, certo. E andare invece a disfare e a spacciare, certo. E poi si ragiona male, perché è troppo facile che quando vinci sei un campione e quando perdi sei un brocco. Questo non è, questo lo possiamo lasciare agli sportivi, nemmeno agli sportivi, a quelli che non sono tifosi, perché il tifoso vero, a prescindere, ama la Juve Stabia, quindi deve pensare sempre positivo. Sì, assolutamente d'accordo. Tutti quanti bisogna fare una cosa in più, vuol dire che quello che si sta facendo non basta, e bisogna fare ancora di più. E sicuramente girerà bene, magari tenendo come punto fermo quello che si sta facendo in casa e andando, come ho detto prima, a modificare quello che si sta facendo fuori, anche nell'atteggiamento magari, visto che la Serie B è un campionato abbastanza strano, è sempre stato così, anche è lunghissimo ed è strano, quindi la differenza la fa proprio l'equilibrio, chi è più equilibrato sicuramente arriva fino in fondo. Ecco, io sono d'accordo con te, perché per me la garanzia è Fabio Casetta in panchina, che sicuramente ha dimostrato l'anno scorso di riuscire a tirare fuori la squadra. No, io faccio i nomi di chi conosco bene, no? Sì. E so quando ci tengono a Juve Stabia, Clemente, Magnello, Caserta, è una canzia. Il Polito di turno che è sempre a lavoro. Non hai gente che è lì, no, perché lo fa per mestiere, sì è vero, sono professionisti, sono bravi, però sono legati a Castellammare, questa è una cosa importantissima. Ecco Danilo, che stai facendo tu personalmente? Personalmente è meglio che non ne parlo, perché mi capitano tutte a me, quindi perciò te l'ho detto. Lasciamo stare, sto vedendo di risolvere una mia situazione personale, perché ho avuto una disavventura calcistica, perché ho sposato un progetto a inizio anno, dopo gli ultimi due anni, no, dove a Brindisi avevo vinto il campionato, ma non dovevo fare riepilogo, no? Quindi ho sposato questo progetto. Sono partito benissimo con 6 partite, 5 vittorie e un pareggio, e poi mi sono accorto, al di là che la società non era purtroppo sai, problemi economici, mi sono accorto che non avevano spedito nemmeno il mio tesseramento, il mio accordo economico. Quindi sì, praticamente sono andato in banca da abusivo senza saperlo, e quindi sto vedendo di risolvere la mia situazione in maniera tale da poter andare a allenare di nuovo da qualche altra parte, visto che un po' di richieste le ho, perché ringraziando a Dio 3 campionati, 3 coppe in 7 anni li ho vinti, quindi in queste categorie naturalmente, parlo di eccellenza e in regioni diverse. Che dire, vediamo. Non so se qui vogliono fare qualche domanda. No, io volevo salutare Danilo. Ciao, sono Giovanni Donnarumma. Augurarti ovviamente il meglio, perché questa cosa che hai detto adesso si annovera tra, diciamo, le cose più strane, o comunque purtroppo il calcio. Grottesco è il comico. Grottesco è il comico, veramente. Noi veramente conoscendoti. Purtroppo ormai nel calcio non ti devi meravigliare più di niente, perché sai bene, senza fare falsa ipocrisia, certo. Perché non sono il tipo sicuramente, qui purtroppo, l'ho detto, vinci 3 campionati, 3 coppe, una supercoppa in 3 regioni diverse, magari
hai pochissime richieste, e magari chi non ha mai vinto niente non è allena, quindi vabbè, purtroppo Danilo, sono i misteri del calcio, però sì. Va bene, magari dovrò diventare più bravo ancora. No, ma voglio dire, chi lo sa? Sicuramente ricordando la tua combattività a centrocampo e l'ardore che ci mettevi in campo, sicuramente nella vita sarà uguale, perché i record e i campionati che hai vinto non sono arrivati per caso, quindi sicuramente troverai squadra. Sai perché alla fine a me, io non ci penso proprio a questo, cioè a queste cose, perché come ho detto prima, a me i problemi come nascono io, cioè, sono già a risolverli senza pensarci su, ma poi io entro in campo alle 2, me ne vado alle 8 comunque tutti i giorni ad allenare pure i pasticceri, non mi interessa, perché a me piace giocare, piace stare in campo, piace, è ancora una passione, sì, al di là che adesso è diventata la mia unica fonte di guadagno, perché vivo di questo, però per me è una passione, cioè io è una cosa che faccio comunque a prescindere, quindi non mi pesa, perché comunque io non mi sono fermato comunque, perché alleno lì, gioco, faccio partite, faccio tornei, quindi di tutto per di me più. È una passione, quindi non mi pesa, qualcosa la faccio sempre, è una cosa molto bella. Vivi di calcio, Danilo, diciamo. Il calcio è una cosa, per chi veramente lo vive a 360 gradi, è una grande cosa. È normale che poi però qualcosa a casa bisogna portare, quindi certo. Non la pensa così mia moglie. immagino. Danilo, grazie. Comunque, per il tuo contributo, per tutto, per le belle parole. Aspettiamo qualche chiamata più importante da persone magari più serie, ma per fare questo bisogna salire di categorie. Vi ringrazio tantissimo, sempre forza Juve Stabia, e state tranquilli che anche stavolta ne usciremo fuori. Grazie Danilo, in bocca al lupo, in bocca al lupo per tutto, in bocca al lupo. Ciao. Buona serata. Ciao. E queste le parole di Danilo Russo, però noi dobbiamo dare spazio ai nostri partner commerciali subito, immediatamente, visto che finora non gli abbiamo dato spazio. Ci troviamo qui fra un minuto e mezzo, due minuti circa. Expert, quando vuoi di più. Solo da Expert c'è l'Orange Christmas, con sconti fino al 40%. Huawei P Smart Z, tuo a €199,90. Magic Car ti invita a salire a bordo delle sue vantaggiosissime offerte. Officina meccanica, centro revisioni per ogni tipo di veicolo, installazioni impianti GPL e metano a partire da €600, montaggio block shaft. Magic Car è lo specialista dell'auto. Da oggi puoi finanziare ogni tipo di intervento e il tagliando da noi è a partire da soli €50. Sì, hai capito bene, ma le promozioni non finiscono qui. Ti offriamo anche il servizio di ritiro e consegna a domicilio per la revisione. Passione per i motori, competenza e rapidità, i nostri marchi di fabbrica. Magic Car, via Raiola 69, Castellammare di Stabia. Telefono e fax 081 871 58 53. Siamo anche su Facebook alla pagina AS Group. L'Automec Service è la moderna concessionaria auto del gruppo Automec. Da subito un punto di riferimento qualificato per chi vuole acquistare un'auto nuova o un usato garantito. Grazie ad un ampio showroom dedicato ad Opel, Peugeot, Suzuki e Toyota e un parco auto usate costantemente aggiornato, sarà facile trovare l'auto che stai cercando. Automec Service è anche una moderna ed efficiente officina, nonché Bosch Car Service, dove potrai effettuare tagliandi e interventi di manutenzione alla tua auto. Ti aspettiamo a Automec Service, via De Gasperi 287-289, Castellammare di Stabia. Telefono 081 872 3824. www.automecservice.it. Potrei parlarvi della cucina genuina e gustosa, della succulenta carne alla brace italiana e straniera, della pizza napoletana buona da leccarsi le dita, o raccontarvi di... Ma che ve lo dico a fare? Non se ne può parlare, dovete provare! C'è posto per te, Pasquale e la sua famiglia, sì, che sanno prendervi per la gola, perché da loro... Ragazzi, questa non è carne, è cioccolato!
Ciao! Dall'idea di una famiglia di macellai buongustai c'è posto per te. Ristorante, pizzeria ed enoteca con oltre 900 etichette di vini italiani ed esteri. A Castellammare di Stabia, traversa Cantieri Metallurgici Italiani 59 081 871 88 71 e 392 13 62 179. Ritorniamo in diretta, ecco, leggendo qualche altro messaggio da casa. Marco Cesario dice: buonasera, un abbraccio a tutti, che tristezza questa squadra fuori casa senza personalità e mordente, stavolta secondo me anche Caserta le sue colpe, ancora troppo confusione di esperimenti a gennaio, necessario un repulist, adesso l'abbiamo letto questi qua. Vabbè, repulist, diciamo, repulist è un po' esagerato, però sicuramente bisogna fare secondo me qualcosa. Poi Gennaro Scarfato: siamo incazzati ma sempre innamorati, domenica tutti al Meti, sempre forza Juve Stabia. Poi Gioacchino Ciotto: ci vogliono 11 manieri in campo a volte. Ah, questo forse già l'abbiamo letto. Sì, allora, ecco qua, Teresa Catania: allora noi abbiamo un bel giocattolo, lo dobbiamo difendere fino alla fine, sempre forza Juve Stabia. Questo è il discorso. Bisogna comunque difendere sempre la Juve Stabia, cercare di essere compatti e vicino, analizzare quello che sono le difficoltà. Marco Cesare: e Calvario è assolutamente indispensabile, a differenza di Germoni che in fase difensiva lascia molto molto a desiderare. Poi continuando ancora, a Teresa Catania: allievi è forte. Poi io soprassiedo un po' sui messaggi del presidente, perché capisco che anche lui è nervoso, come lo siamo nervosi noi, però forse ha frainteso le nostre parole, questo lo voglio dire. Passatemi, avevo promesso di non replicare, ma perché ripeto, non è una rispondere in maniera nervosa a lui, capisco che è nervoso, siamo nervosi anche noi stiamo cercando di trovare la soluzione. Questa squadra ha bisogno di personalità, poi adesso vediamo come la dobbiamo trovare questa personalità, comprando calciatori, cedendo quelli che in questo momento non stanno dando un contributo. Le scelte non stanno a me farle, la società sa quello e che solo comunque fa. Anche se dovesse rimanere così, ecco, di là di qualcuno che dice diversamente, io sono convinto che comunque la salvezza è sempre alla nostra portata. Assolutamente, certo, sì. Così purtroppo ci sarà la partita piena, come si dice, e la partita vuota in napoletana. A chi ne ha vacante? Se la vogliamo proprio. Vabbè, non ci porta da nessuna così parte. Si andrà fino alla fine. No, diciamo, magari porterà pure a qualche parte. No, nel senso che a lungo termine non puoi pretendere poi dalla squadra che vinca tutte le partite in casa. Certo. Sì. Può succedere, che matematica nessuno. E la possibilità c'è, perché però la devi giocherai tutte le partite con quella pressione addosso di vincere per forza la partita. Esatto. E noi ne abbiamo viste di cotte e di crude, almeno io in ultimi 30 anni, quando bisogna giocare per forza per un risultato. Ecco, poi Nando Laprea dice: Mallamo, Calvano, Calò imprescindibili a centrocampo come Canotto e forti in attacco, però dobbiamo recuperare l'infortunio di avere cattiveria in trasferta. Piuttosto, come mai tutti questi infortuni, dei quali diversi muscolari? Vabbè, sul discorso diversi muscolari non sono proprio tantissimi questi muscolari, molti sono traumatici. Sì, Trieste effettivamente ha qualche problema a lingua di allungamento. Ci sta anche il discorso che Serie B si gioca diversamente rispetto alla Lega Pro. Devi... Vabbè, hai più ritmo, cioè, i ritmi sono diversi, poi, che ti metti... ma c'è anche la casualità, c'è anche la casualità. Sì, sì, sì. Voglio dire, Trieste, io non ricordo se mai si è fermato Trieste nell'anno scorso, cioè non ha mai avuto, certo. Cioè, voglio dire, può capitare un calciatore che ha anche un fisico particolare, pur entrando in forma abbastanza presto, e poi lui fa sempre dell'arma, diciamo, del fisico la sua arma migliore. Può capitare anche a lui di allungarsi un attimo per prendere un pallone, no? Può capitare anche una cosa del genere. Salvatore Vozzo inquadra un po' la situazione: c'è nessuna critica, bisogna cambiare mentalità fuori casa, dobbiamo giocare, non rinunciare. E questo forse... Siamo tutti d'accordo sicuramente su questo. Teresa Catania, siamo d'accordo anche su questo, il presidente è uno di noi, forza, quindi ripeto, non è una polemica nei confronti suoi, ci sta anche la rabbiatura da parte nostra, ci stiamo confrontando, secondo me deve finire lì, e sicuramente, ripeto, le squadre sono perfettibili, tutto quello che vogliamo dire, quindi andiamo avanti nel discorso, altrimenti ripetiamo sempre le stesse cose. Poi Gianluca Brancati: fondamentale che al giro di ritorno tutte le ste bande
le affrontiamo, sì, diciamo, al meglio. La salvezza è possibile. La rabbia è data la prestazione di trasferta, sapendo cosa può dare sta squadra a livello agonistico. Ecco Gianluca, anche l'altro, cioè, se in casa gioca in una certa maniera e fai vedere effettivamente di mettere sotto il Benevento, di mettere sotto la Salernitana, di mettere sotto il Pescara, di battere il Pordenone, che comunque è nelle parti alte della classifica, ora ne ho proposto, possiamo dire tutto che vuole, ma se sta lì significa che i valori ce li ha. E come mai poi vai fuori casa, passi in vantaggio a Livorno e crolli fisicamente e hai quei problemi? Come mai vai a Chiavari e fai questo? Come mai vai alla Spezia e fai un'altra brutta figura? A Crotone ci sta, ripeto ancora una volta, quindi le sono analizzate un po' tutte. A Empoli c'è stato l'arbitro, però lì la prestazione, tolti i primi 20 minuti, sì, esordio, ci sta l'emozione, il calò non è il calò di adesso, non c'era Calvano, alcuni erano all'esordio, lo stesso Carotto era all'esordio in Serie B di fatto, cioè, quindi sì, poi hai recuperato forte le prime partite, cioè, l'hanno messo in è vero in che col tempo sicuramente però il tempo dice che dopo 14 partite qualcosina, sì, in personalità e in esperienza a questa USA manca. Ora la puoi infondere a un calciatore che hai già? No. Quindi devi prendere chi in questo momento non ha dato il proprio contributo, in queste, almeno questo è il mio pensiero. Sì, sì. 31 giocatori sono un'enormità, lo dice sempre Fabio Caserta, ne deve lasciare sempre 5-6 fuori. Quindi a questo iniziamo a togliere questi 5, lavoriamo con un gruppo più ristretto, però dove ci siano giocatori che conoscono la categoria, magari che non siano tecnicamente chissà che, ma che comunque hanno fatto 7, 8, 9 campionati di Serie B, come diciamo lo stesso, ecco, diciamo Melara ha quell'esperienza giusta per poter dare il proprio contributo, nonostante fisicamente Vitiello, noi diciamo di Vitiello che è un'intelligenza tattica eccezionale, perché il fisico non glielo dà, ok, però legge legge l'azione prima che parta, certo. E l'abbiamo visto proprio a Chiavari, sì, sì, con alcune chiusure imprescindibile ormai la Juve Stabia a destra con Vitiello, sì. Pure la carta anagrafica parla chiaro, però è ovvio che se la mettiamo sull'agonismo e sulla professionalità e su quella che è l'esperienza, dire, c'è poco da fare. Certo. Io tra l'altro è uno di quelli che insieme al Russo mi sentirei di salvare anche a Chiavari, perché la sua chiave di lettura in quella partita è stata quella di grado di sacrificio finché ha potuto, perché poi dicevamo prima il filtro centrocampo anche, quasi inesistente, ha permesso anche Canotto, io salverei per Canotto, il dinamismo, sì, sì, e per sicuramente la Luigi, voglia, sì, che ha mostrato, è sparito a campo quando la Juve, esatto, è passata al 3-5, è quello, sì, bellino, purtroppo lì, sì, sicuramente viene venuto a mancare, sì. No, anche perché poi cambi il modulo, cambi, certo, l'atteggiamento, certo, di chiedi qualcosa, perdi le sue caratteristiche, ma purtroppo lì è stata dettata anche dall'infortunio di Tonucci. Sì. Poi Massimo Dapici, giocare lontano dal Menti non può essere un alibi, anzi deve essere uno stimolo alla vittoria. Salvatore di Vestabia Angelotti in casa Leoni, fuori Pecore, finora purtroppo, anche se in questi tempi è abbastanza pesante, ma di fatto è così. Nicola Martoriello, buonasera, forza di Vestabia, sempre oltre la delusione della svolta. Poi ecco Alessio Cristavale salutava Danilo, a Teresa Gaetano si vincere, poi continuando ancora, ecco Antonio Gargiulo, amico Antonio Gargiulo dice: non vorrei essere controcorrente, siamo nati per salvarci e per farlo bisogna soffrire sempre, quindi anche noi tifosi dobbiamo calarci in questa mentalità, vincere sempre significherebbe altro. Un abbraccio a tutti e sempre e solo forza di Vestabia. Ecco, sul discorso voglio anche rispondere ad Antonio Gargiulo, noi infatti lo diciamo, non si può vincere sempre, se la Vestabia vince sempre si dovrebbe pensare ad altro, però ecco, visto che non vinci sempre, puoi perdere qualche partita in casa da qui alla fine del campionato, devi iniziare a fare anche il punticino che muove la classifica. Noi diciamo il punto è sempre positivo anche in casa, qualora esempio sai che è media vincere in casa e poi vedi che non pure puoi vincerla, perché c'è sempre l'avversario, anche in casa devi accontentare del punto. Però è strano ed è brutto vedere una Juve Stabia che solo ad Empoli e a Perugia poteva meritare, e a Perugia l'ha conquistata, ad Empoli non l'ha conquistata per altri motivi, però tolto queste due partite il resto la Juve Stabia, per come ha giocato, per come è sceso in campo, per come ha gestito tutta la partita, anche un po' sfortunato in alcune circostanze, come ad esempio la Spezia sull'1-0, Germoni si fa cacciare fuori, però ecco sfortunato, ma anche in Genova, perché Germoni si fa cacciare fuori, sì, mentre sì, sì. Fabio sì, stava cercando di ribaltare la situazione, a Livorno si fa male Fazio, diciamo un po' di sfortuna c'è, però finora, tolte quelle due trasferte, il resto la Juve Stabia ha meritato di perdere, ha meritato di perdere, e Colentello doveva perdere come ha perso con l'Ascoli. Sì, poi voglio aggiungere solo una cosa, il buon Antonio, che è un nostro amico, ovviamente dice: vincere sempre significherebbe altro,
però purtroppo questo è vero, però anche perdere sempre fuori casa significherebbe altro, cioè dobbiamo vedere anche il rovescio della medaglia. Se riesci a vincere in casa sempre e a pareggiare fuori, 1,5 di media sei comunque salvo sicuramente, ma il problema è che ecco, già col Benevento hai pareggiato, io dico da Trapani in poi, lasciamo prima, col Benevento hai pareggiato, quindi in teoria hai perso, mancano comunque, hai perso due punti, quindi li devi andare a recuperare, se quello è il ragionamento, li devi andare a recuperare da qualche altra parte, se quello è il ragionamento. Sicuramente. Poi a Teresa Catania da pioggia, la formazione di emergenza di ieri, infatti lo ha detto pure Danilo, c'è andato tutto storto ieri, Davide Simone dice vabbè, quindi quando piove non si può vincere, no, ma è più difficile rimontare il gol subito, il problema è che con la Teresa Catania, voglio dire, non è il discorso di questa partita, ripeto, l'ha sempre fatto la Juve, prende gol soprattutto in trasferta, in generale. Non c'è una reazione. Enrico Pro, come invece diceva Giovanni, con le squadre avversarie, ho un altro amico pure che diceva quando vengono a Castellammare vanno sotto, però poi diventa in difficoltà. Pensiamo già, quando io mi ricordo nell'intervista che faccio del primo e secondo tempo a voi e agli altri colleghi, quando poi si è in vantaggio, che comunque hai fatto un bel primo tempo, La prima frase che viene fuori è che beh, aspettiamoci comunque il ritorno della squadra avversaria, ma è proprio quello che è mancato in queste partite, il ritorno della squadra avversaria, anzi lo ribadivi anche tu come Caserta, anzi il secondo tempo è stato un po' peggio addirittura del primo, ma l'ha detto anche Caserta in conferenza. Voglio dire, non c'è bisogno di capire il calcio a 360 gradi per capire ieri la partita come è andata, siamo tutti diciamo nervosi per la situazione, però bisogna ragionarci su, perché dobbiamo trovare delle soluzioni, perché non possiamo assolutamente arrenderci, questo non fa parte proprio del DNA del tifoso della Juve Stabia, quindi in un modo o nell'altro noi dobbiamo arrivare a delle conclusioni che siano positive, che siano di lungimiranza verso una finale di girone di andata e un inizio di ritorno che sarà tutto un altro campionato, però ribadiamo che sarà tutto un altro campionato, non solo per noi ma anche per gli avversari, quindi sarà una lotta diciamo fino alla fine, e come diceva anche il buon Antonio, siamo nati per soffrire, che diciamo potrebbe essere anche un paradosso, però in questo campionato è iniziato così, ci sono queste difficoltà, sarà tutto il campionato così, quindi sarà diciamo un po' più avvincente, se così vogliamo trovarci una nota di curiosità, così di avventuristica. Però nel calcio c'è anche questo potrebbe essere un momento particolare del calcio a Castellammare, che potrebbe essere ricordato come un campionato difficile, dove però alla fine un po'... L'importante è che alla fine venga raggiunto l'obiettivo salvezza, che è quello lì, che non ce lo dobbiamo dimenticare, perché poi l'abbiamo detto pure a fine campionato l'anno scorso, anche a conquistata la Serie B eccetera, sarà bello vedere la Serie B l'anno prossimo, abbiamo un buon gruppo, però sapevamo in cuor nostro che la categoria è diversa, dovevi affrontare in maniera proprio particolare, l'approccio era importante, purtroppo ahimè l'approccio non è stato dei più belli, cominciare a vedere già da Empoli qualche decisione arbitrale, ma non per parlare degli arbitri, perché poi alla fine noi ne parliamo sempre, perché ahimè quest'anno ne abbiamo visto di costo e di crudo, però in generale parlando e chiudere il discorso degli arbitri, c'è una mediocrità anche lì, vediamo delle cose anche su altri campi, però tornando al nostro discorso che più ci interessa da vicino, sofferenza è quello che ci deve accompagnare quest'anno, e se qualcuno si era illuso che quest'anno era un campionato diciamo in una facile salvezza, i dati di fatto anzi, non dicono questo. Secondo me, ecco, raggiungere l'obiettivo salvezza quest'anno, proprio visto il livello qualitativo, il livello tecnico di questo campionato, dove c'è la Lepre Benevento che ormai praticamente sta vincendo questo campionato, grazie, perché ormai ha già un bel margine sulle battistrada, però per il resto è un campionato molto, molto equilibrato, è un campionato nel quale, ecco, è difficile soprattutto avere continuità, perché si vede anche le squadre che in questo momento sono nella zona playoff, neanche loro riescono ad avere quella continuità di risultati, figuriamoci poi le squadre che stanno lottando, ecco, per evitare la retrocessione sostanzialmente. Sì, ma anche società che probabilmente avevano in mente di fare un campionato diverso, e la prima che mi viene in mente è la Cremonese, ma lo stesso Chievo, che all'inizio io mi ero un po' sbilanciato su quelle che potevano essere le situazioni del Chievo, anche di un pronto ritorno in Serie A, sono stato smentito all'inizio campionato, però poi i fatti mi hanno dato ragione, perché
il Chievo alla fine doveva un po' smobilitare, sì. Cioè, però la squadra poi in effetti è rimasta un po' quella, anzi si è pure rinforzata un po', quindi è una squadra che comunque è destinata a combattere e trovare un posto nei playoff. Alla fine sarà ovviamente sempre il campo a decidere, però è ovvio che un po' tutte le squadre stanno trovando la loro chiave di lettura. Parliamo della Cremonese, ma per dire che tante altre squadre che trovano un campionato abbastanza altalenato, lo stesso Pescara doveva fare un campionato. Sì, intanto facciamo, anche perché bisogna scorrere un bel po'. Allora, cominciamo a leggere questo, quella della pioggia l'abbiamo letto, quella di Attianese Gaetano. Poi Enrico Prota che ci scrive: ormai si è visto che in difesa soffriamo, principalmente a sinistra, lo mette tra parentesi, senza il filtro al centrocampo rappresentato da Calvano e volendo anche da Melara, che copre molto sulla fascia in fase difensiva. In questo modo Calò ha più libertà di svariare e servire gli attaccanti, come si è visto nelle partite precedenti. Sì, chiave di lettura abbastanza importante quella di Enrico, che è condivisibile al massimo. Paolino Cimmino che ci scrive: a Castellammare ci rimane solo la Juve Stabia, non toglieteci pure questo. Non la vuole togliere nessuno, caro Paolino, assolutamente. Cerchiamo e stiamo tutti qui per capire un attimo come riuscire proprio in questo intento a tenere la Juve Stabia stretta a noi e ovviamente in Serie B. Poi ancora onorato Ferdinando, che ce l'ha un po' con questo approccio non alla grande della Juve Stabia. Salutiamo Michele Savastano che ci sta seguendo, un grosso abbraccio a te Michele. Anche Gianfranco Piccillo. Gianfranco Piccillo, l'associazione Stabia Amore, che ovviamente noi aspettiamo entrambi, è un sogno per noi, noi lo diciamo spesso, di organizzare quanto prima con entrambi una bella trasmissione, semmai nell'Juve Stabia Live Talk Show, in un'edizione particolare con entrambi presenti in studio, perché no? È proprio il nostro sogno. Per, sì, sarebbe per una bella amici. Cosa, noi organizziamo sicuramente, se, quando appena torneranno, saranno i primi invitati agli USA Live assolutamente. Sul palco. Poi saluto anche Benito Gaudino Raimo, e un saluto particolare, un abbraccio a Benito, perché in questo periodo fa autore di iniziative importantissime per quanto riguarda la lotta contro la violenza delle donne. Ci tengo a sottolinearlo perché parliamo di calcio, però questo è un argomento molto importante, dove il calcio tra l'altro è stato molto vicino a questo argomento, se non mi sbaglio proprio qualche settimana fa, quando un po' tutto il calcio ha dato il suo contributo a questo scempio che ormai è diventato il male del secolo. E quindi plauso a Benito, al nostro Benito Gaudino Raimo, che si ovviamente dispone anche la sua persona per questa cosa importantissima. Onorato Ferdinando, comunque sono fiducioso che faremo un grande girone di ritorno, forza Stabia, ci scrive Onorato. Ancora Giosuè Zingone che dice: buonasera, dispiace dire queste cose, ero il primo ad essere col mister, ma da ieri non ho più armi per cui difenderlo, la sua inesperienza ci sta danneggiando purtroppo. Allora, noi messaggio abbastanza diciamo che va oltre perché poi la partita facciamo nomi, la prima partita di allenatori, io credo che lo rispettiamo in pieno, in toto il messaggio. Io personalmente non lo condivido, perché in un momento particolare non si può in un certo qual modo incominciare a fare nomi e altre cose, bisogna, come abbiamo detto adesso, trovare un po' la soluzione ad oggi di quello che abbiamo a disposizione, di quello che sicuramente ci porterà anche fuori da questa situazione. Salutiamo Serena, abbiamo già fatto prima, ci sta seguendo ancora, ancora Onorato che ci saluta, e poi dice ancora Giosuè Zingone che oltre all'allenatore va anche sui preparatori atletici. Vabbè, diciamo che Giosuè Zingone è arrabbiato come siamo arrabbiati un po' tutti noi, va un po' più nello specifico, ripeto, diciamo che ce l'è un po' per tutti stasera, un po' per tutti. Però ripeto, bisogna essere calmi, noi diciamo che non vogliamo questo, l'abbiamo sempre detto, abbiamo sempre cercato di mantenere compatti, assolutamente, però è proprio per l'ottica, diciamo, del campionato e per la difficoltà che sicuramente incontreremo da qui alla fine, bisogna analizzare i problemi secondo il nostro parere, poi magari, certo,
altri chi deve prendere decisioni non li vede, vabbè, diciamo che potrebbero anche avere ragione loro, che senza modificare quello che è in campo, sì, alla fine, ecco, Addai si riprende, ma Stalli viene a marzo e fa un campionato importante. Ma anche perché alla luce di quello che comunque abbiamo visto, perché noi non è che non abbiamo visto Brocchi, noi abbiamo visto comunque una squadra che diciamo con la mentalità giusta e con la sua giusta caparbietà è venuta anche a capo di partite importanti, quindi c'è sicuramente di fondo un qualche cosa su cui lavorare, quindi non da denigrare tutto. Ci segue anche Alfonso Donnarumma, mio figlio, saluto. Poi Giuseppe Anna, buonasera, meno critica e più sostegno tutti insieme, ce lo scrive Giuseppe Anna, un messaggio sicuramente propositivo. Poi Nicola Martorello, come diceva l'esperto Rufini, ci auguriamo che la società a gennaio intervenga sul mercato per una bella salvezza, come mai ci sarà possibilità, la società sicuramente non si tirerà indietro. Salvatore Cimino ci segnala Canotto a Striscia la Notizia. Noi siamo in diretta, non abbiamo canale 5 da poter vedere, da poter vedere, però sapremo sicuramente. Giovanni, fermiamoci perché un attimo con qualche messaggio voglio leggere solo quest'ultimo, sì, ci sì. tengo per di sì. Michele Savastano, che non l'abbiamo salutato, ci scrive: forza di Vestabia, ci salveremo, un bacio dalla clinica di Crotone alla mia mamma, mio padre, mia sorella e mia moglie. Un grosso abbraccio ancora di nuovo a te Michele, ti aspettiamo. Assolutamente, l'aspettiamo a braccia aperte. Diamo spazio ai nostri partner commerciali, poi ci troviamo qui per gli ultimi 20 minuti di trasmissione. Vuoi realizzare i tuoi sogni? Oggi puoi con Euroansa, l'agenzia di mediazione creditizia che vanta tra le convenzioni più favorevoli con i maggiori istituti di credito. Hai bisogno di un mutuo, un prestito? Euroansa è la risposta. Con professionalità, trasparenza e innovazione ci occupiamo anche della cessione del quinto di stipendio per pensionati, dipendenti privati e statali, anche a cattivi pagatori. Vieni a trovarci nella nostra sede di Castellammare di Stabia, in via Cosenza 125, o contattaci al 339 83 86 854. Oppure allo 081 189 46 087. Non serve sorpassare a destra. La tua corsia preferenziale è Fisio Rehab, l'eccellenza sanitaria italiana accessibile a tutti. Innovazione tecnologica, attrezzature all'avanguardia, professionalità ed esperienza per assicurarti il miglior percorso verso la guarigione. Fisio Rehab è fisioterapia e riabilitazione sportiva, ortopedica e neurologica, poliambulatorio medico con visite specialistiche, esami diagnostici, test e valutazioni funzionali. Visita fisiorehabstabia.it anche su Facebook e dai la precedenza alla salute. In via Alcide De Gasperi 177 a Castellammare di Stabia. Per info contattaci al numero 081 19 00 42 74. Un bar italiano è un posto di lunghe soste, come un club inglese, ma è anche un luogo di passaggi veloci, come un mercato cinese. È il posto dove, bevendo un espresso, si decide un affare o una serata, l'inizio di una collaborazione o la fine di un amore. In piedi spesso. Le emozioni verticali non ci spaventano. Se cerchi tutto questo, parte di esso, vieni a trovarci alla caffetteria alle Sorgenti, in piazza Spartaco 17 a Castellammare di Stabia. È possibile ordinare anche consegne a domicilio chiamandolo 081 870 5050. Il gioiello dei tuoi sogni, l'oggetto prezioso per ogni occasione, l'orologio dei tuoi desideri. Vieni a scoprirli da noi, alla gioielleria Antonio Ferrentino, via Marconi 68, Castellammare di Stabia. Telefono 081 871 5346. Antonio Ferrentino, e il tuo sogno diventa realtà. Ritorniamo in diretta dai studi di Vivicentro per continuare questa nostra puntata. Giovanni, ci sono altri messaggi, leggiamo velocemente poi. Forse credo che sia meglio leggerli lì. Scusami, dobbiamo dare anche un parziale, perché in questo momento stanno giocando Pisa e Pordenone. Il Pisa vince 2-0 con la doppietta di Marconi doppietta. Sì. Quindi ecco il discorso che comunque si mette, ma non è che si mette difficile, comunque bisogna muovere la classifica. Se l'avessimo mosso anche con un punto sarebbe stato diverso. Il Pisa fa dell'Arena Garibaldi anche la sua
personalissima, diciamo, personalissimo teatro casalingo dove riesce a raccogliere punti, e dove invece in esterna, giusto per parlare del Pordenone, non riesce a dare, diciamo, la stessa cattiveria e i stessi risultati che sta trovando al Dacia Arena. Quindi il discorso che può filare anche in questo caso, una squadra che in casa dà il meglio di sé, mentre fuori a Pisa è così. L'altra parte, anche ieri a Trapani, abbiamo visto come il Keeper è arrivato come la squadra forte che doveva in certo qual modo non fare un solo boccone il Trapani, ma comunque disimpegnarsi un po' meglio, e intanto ha perso la partita perché il Trapani in casa stanno trovando anche loro delle certezze, anche se soffrendo, perché poi Evacu ha trovato un bel gol e poi ha dovuto mantenerlo fino, l'ha dovuto trovare fino alla fine, anche se non soffrendo tantissimo. Però per tornare un'altra volta al discorso, che in questa categoria, che si avvicina un po' tra l'altro in questa mentalità, giocare in casa dà sicuramente quel quid in più, e ieri l'abbiamo visto nel Trapani. Adesso ricordavi tu questo 2-0 momentaneo del Pisa sul Pordenone. Sì, intanto abbiamo il piacere di avere qui al Pugile Stabiese una collega, la collega di Magazine Pragma, ricordiamo Magazine Pragma di Castellammare, quindi con Nicola D'Auria e con Gianluca Picella abbiamo un rapporto di collaborazione lungo e duraturo. Però ringraziamo Annalisa che l'abbiamo beccata all'ultimo momento proprio perché per la disponibilità del collega Roberto Monforte. Ringraziamo a lei effettivamente, ripeto, per questo contributo che ci darà questa sera per presentarci al meglio il Frosinone. Buonasera Annalisa e benvenuta a Pugiglione. Grazie mille, buonasera a tutti. Scusate la voce, ma ho una tracheite pazzesca. Malati di stagione purtroppo, quindi non ti preoccupare. Ecco, parliamo un po' subito di questo Frosinone. Frosinone che ha avuto delle difficoltà a inizio stagione, vuoi anche per aver un po' riorganizzato le idee per la retrocessione, che comunque lascia sempre qualche problema psicologico. Pian piano però Nesta sta trovando la via giusta e adesso si è rilanciato dopo l'ultima vittoria. Arriva a Castellammare domenica con che spirito? Ecco, tu che Frosinone stai vedendo nelle ultime partite? Allora, guarda, come avete già detto, il Frosinone all'inizio non è partito molto bene, e quindi all'inizio ci sta che ci siamo spaventati, perché abbiamo detto oddio, è cambiato il mister, sono cambiati i compagni di squadra, e i superstiti sono pochi, ma comunque io sono stata una delle poche che ha creduto fin dall'inizio nel mister, e quindi avevo detto che comunque dovevamo avere fiducia in lui almeno fino a dicembre, e infatti non mi sono sbagliata perché effettivamente stiamo facendo degli ottimi risultati. E come abbiamo visto anche nel match contro l'Empoli, c'è stato un Frosinone che ha dato molti segni di ripresa, e penso che a Castellammare il mister potrebbe schierare sempre un modulo 3-5-2, sì. E quindi potrebbe essere quella la formazione. Poi ovviamente ci sa, convocati ancora dovranno uscire, ci saranno, di solito succedono imprevisti all'ultimo minuto, che qualcuno si infortuna, qualcuno prende uno strappo muscolare, quindi ovviamente potranno esserci piccoli cambi improvvisi. Ecco, ma proprio secondo te, visto che sì, è lunedì, però più o meno qual è la formazione base che utilizza Mister Est? Noi a Castellammare la sappiamo, è ovvio che, come dici tu, purtroppo l'infortunio, l'episodio può far variare un poco, proprio per necessità, virtù, ecco, per risolvere un po' la situazione. Ma tu negli 11, quali ti aspetti scenderanno in campo contro la Juve Stabia? Al netto dei problemi. Sì, perché abbiamo Sano che comunque ha saltato il match precedente per un piccolo disturbo, quindi al suo posto ha giocato Novakovic. E secondo me tra i pari ci sarà nuovamente Bardi con la solida difesa a 3, con Brighenti e Ariaulo, a meno che non voglia poi mettere Krajinic al posto di Capuano. Paganini potrebbe comunque giocare sulla fascia, con Gori e Maiella al centrocampo, quindi penso che comunque la formazione possa essere quella. Forse l'unico cambio che potrebbe fare, non so se Ciano possa tornare in forma per il match contro la Juve Stabia, oppure se resterà Novakovic
in avanti, dato che comunque ha dimostrato di essere un gran giocatore, e quindi fa riposte Ciano magari anche per il prossimo match in casa. No, e poi ecco, oltre a questa domanda ovviamente tecnica riservata alla squadra, il pubblico come sta prendendo questo campionato? È contento, diciamo, segue la squadra? Ecco, tu dicevi di Nesta, bisogna aspettarlo fino a dicembre, effettivamente adesso i risultati stanno venendo, è in discussione, che cosa pensa, ecco, l'umore della piazza, come si arriva a questa partita in questo momento? Allora, la piazza è sempre presente, infatti nelle classifiche che vengono stilate, diciamo che il popolo ciociaro è sempre in testa alla classifica. Per quanto riguarda le trasferte, sì, ci sono quelle circa 100 persone che seguono il Frosinone in trasferta, che comunque non lo lasciano solo, però in casa comunque lo stadio, il popolo è molto presente sugli spalti, sono molto fiduciosi, anche se all'inizio c'è stata questa divisione, Nesta sì, Nesta no, cambiamo allenatore, poi col tempo comunque si è visto che il Frosinone ha iniziato a dare esito positivo e quindi, diciamo, il popolo ha iniziato a riunirsi. E quindi adesso la maggioranza è ancora più fiduciosa, e la curva è sempre calorosa, e io sono una umbra della curva nord, e quindi ogni volta in casa seguo diciamo la partita dentro questo bellissimo settore. È stato bello perché nel match scorso siamo riusciti anche ad improvvisare un coro per Novakovic, visto che lui è americano. E abbiamo improvvisato un coro subito dopo la sua rete, con americano, l'americano na 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 na. E quindi comunque è sempre bello. Poi anche sugli altri settori comunque la gente c'è, quindi penso che comunque se la gente c'è significa che ha fiducia nella squadra e quindi è sempre pronta a sostenerla. Non so quando la gente possa arrivare a Castellammare, ovviamente è una delle trasferte più vicine rispetto ad altre, però comunque sono fiduciosa, visto che al seguito del Frosinone comunque la gente ci sarà. Ciao Annalisa, buonasera, sono Natale Giusti. Ti volevo chiedere sulla partita di domenica prossima, per chiudere l'argomento, diciamo, su Juve Stabia Frosinone, si affrontano praticamente la peggiore difesa del campionato, che è ridiventata ieri la Juve Stabia dopo i due gol appunto subiti con la Virtus Entella, e la seconda migliore difesa del campionato, che è questo Frosinone che è guidato appunto da Nesta. Secondo te che tipo di partita, sulla base di questi numeri, che tipo di partita potrebbe venirne fuori? Ma allora, la difesa del Frosinone, come hai detto anche te, è la seconda migliore per la Serie B. Guarda, allora abbiamo Brichenti, che comunque è e Ariauto, che sono un punto di forza in difesa, quindi formano, diciamo, un muro difficile da abbattere. Però ovviamente ogni partita è a sé, si dice che la palla è rotonda, quindi non possiamo sapere come le cose possono andare. Ovviamente io, tifando Frosinone, spero che riusciamo a fare il risultato, anche perché a noi manca la prima vittoria in trasferta e quindi la stiamo attendendo da tanto. Allo stesso tempo, lì da voi c'è il nostro ex, Massimiliano Carlini, che saluto, sì. Che è un mio grandissimo amico, e quindi sarà una dei match che molto, molto sentito, ecco. Però non so, che vinca il migliore, insomma. Vabbè, sì, no, ma questo è giusto così, ognuno tira acqua al proprio mulino, alla fine sarà il campo a decidere chi sarà la migliore e quindi chi porterà a casa punti, tre punti, oppure non dico che si divideranno la vostra impale, perché col pareggio un punto viene perso, però chi guadagnerà un punto per ciascuno. Ovviamente ci auguriamo una bella partita, ecco, a prescindere dal risultato, perché poi è sempre, visto che siamo appassionati di calcio in generale, ci piace vedere belle partite e non partite noiose. Annalisa, che dire, noi ti ringraziamo per
per questo contributo. Sappiamo anche non stai bene appunto in salute, l'hai detto tu anche in diretta, quindi doppio ringraziamento da parte mia per esserti sforzata e per aver detto qualcosa proprio su questo nostro prossimo avversario della Juve Stabia. Grazie e buona serata. Grazie a voi per avermi interpellato, è stato un piacere per me intervenire. Buonasera anche a voi. Ciao, buona serata. Ciao. E questa è la collega di Frosinone, come dice lei, è anche un po' diffuso, ma lo siamo anche noi, quindi infatti siamo arrabbiati questa sera, forse più del dovuto, però diciamo ci sta ogni tanto sfogarci anche noi per quello che purtroppo si è visto in campo solo ma su più questa. Più che sfogarci è vivere il momento. Il momento purtroppo dice sì. Così, noi non possiamo essere contenti. Ma siamo anche consapevoli. Non possiamo parlare sempre bene. Perché sì. Sennò poi veniamo tacciati di quei cose che si mettono vicino. C'è diretto, tappeti. Noi parliamo di quelle che sono le realtà al momento. La realtà al momento parla di Juve Stabia che è in esterna. È lo fragile. Dicono i numeri, è fragile. Lo dicono le statistiche, lo dicono i gol incassati, lo dicono non la poca. No. Io sto facendo un sunto di tutte le trasferte che probabilmente solo quella di Perugia poteva regalare Trapani, poteva regalarci qualcosa, il grosso amaro in bocca di Livorno, dove anche lì abbiamo peccato di supremazia, voglio dire, nel senso che vai in vantaggio e hai paura di vincere la partita. Forse credo che paradossalmente forse pure lì a Livorno è nato a calcare la nostra incertezza, come sono nate le tante certezze che le abbiamo acquisite tutte in casa, perché siamo veramente una grande squadra in casa, però fuori pecchiamo ancora di queste grosse ingenuità. Ecco, continuando a leggere un po' i messaggi, Ciro di Nocera dice: ciao a tutti voi, oggi ho letto il titolare di Raffaele Izzo. Sì, l'abbiamo letto un poco tutti, anche io l'ho letto. Ha scritto tutto quello che vi dissi ieri durante la diretta di Viaggi di Tono. Caserta ha sbagliato completamente formazione facendo ancora esperimenti, e su questo diciamo è l'unico punto dove ancora diciamo non siamo d'accordo, visto che ci sono delle scelte obbligate. Calvano è imprescindibile ormai, insieme a Carotto e Tonucci formano lo statuto della squadra e devono sempre giocare. Siamo d'accordo, io però col ginocchio gonfio non si gioca. Col ginocchio gonfio non si gioca. Però siamo d'accordo, è imprescindibile ormai. Sì, quindi il discorso che dicevamo prima anche qualche minuto fa, non c'è in questo momento un sostituto di Calvano. Aspettiamo a Dai, ovviamente speriamo che arrivi quanto prima, magari prima anche della sosta e prima di gennaio. Credo che stava analizzando la partita di ieri. Sì. Calvano non può giocare. No, certo. Poi c'è, diciamo che poi lui dice l'ossatura, però io ci metto anche forte, perché per me forte ieri forse, diciamo, ecco, io dico forse era un'altra scelta che forse ci siamo dimenticati. Oltre al discorso Elia, Melara, Del Sole, anche lì Sissé, forte, Rossi, c'erano le tre scelte, mister ha scelto Sissé, ma forse anche ma sicuramente per un senso di continuità, potrei dopo la Salernitana, chi è che lo mette? Mi trovo d'accordo con lui. Comunque Mario, forte nelle ultime due gare non ha giocato neanche un minuto. Quindi mi trovo d'accordo con Caserta, sinceramente, sulle scelte che ho fatto ieri. Ripeto ancora una volta, sono d'accordissimo con le scelte che ha fatto Fabio Caserta. Forse il solo Del Sole è stato il vero esperimento di questa partita, ma il resto non sono esperimenti. No, beh, dicevo però come alternative, là c'erano tre alternative, ha scelto uno, ma come l'abbiamo detto, Mallamo, Carlini, c'era la scelta, lui ha scelto Mallamo, ma poi Carlini l'ha messo in campo, quello stesso non ha dato risultato, magari con Forte al primo minuto era la stessa cosa, dico, quindi, però diciamo che questi sono un po' quelli che stanno dando il proprio contributo, poi tutte le altre cose si può essere d'accordo, si può essere contro a quelle che diciamo noi. Poi terzo, come detto anche da Izzo, la partita di ieri ha dato sentenze definitive. Su Germoni l'ha adatto come difensore sulla ristrettezza della rosa, specie sugli esterni validi per fare la Serie B. Perché queste cose io le dico da due mesi, proprio perché non volevo arrivare alla situazione di oggi. A gennaio mi aspetto molti cambi se la società vuole salvarsi. Io dico non molti cambi, ancora una volta io dico un'alternativa a destra. Io non riesco a capire. Bravo. Non possiamo buttare a mare le prestazioni.
se il discorso della coppia è centrale, Trust, così parlava di coppie prima, sì, se Trust allievi, non lo sappiamo che ci sono le coppie, effettivamente lo sappiamo, sì. Se c'è Trust allievi, allora non può essere Trust allievi la stessa coppia di allievi Germoni, perché allievi o lo metti come difensore centrale in coppia con Trust, oppure lo metti su come terzino. Quindi se poi tu dici ok, fa la coppia sia di qua che di là, e se mancano entrambi allievi, che fa? Si sdoppia e fa un po' di qua e un po' di là. Per questo dicevo, bisogna avere un centrale o comunque un terzino sinistro che liberi da coppia la possibilità, sì, di arrivi, di dover andare a coprire anche Germoni, certo. Mettiamo il caso che appunto, ecco, nella partita col Frosinone Torucci non recupera, Trost non recupera, devi giocare dal primo minuto con Allieve e Mezzaville. Ora, dire che entrambi sono giocatori inadatti sarebbe esagerato, no, però adatti, no. Non sono difensori centrali nati, Allievi forse sì, diciamo, però non sono giocatori difensori centrali nati per fare difensori centrali e con esperienza di Serie B in una partita dove il Frosinone è una squadra che è stata costruita per alti livelli, certo. Quindi io dico, per questo dico, ci vorrebbe un altro centrale di esperienza, magari pure un poco più in là con l'età, magari uno che ti può fare quelle 3-4 partite, 10 partite all'anno a un certo livello. Non deve essere lui titolare, perché è ovvio, i titolari per me sono Trost e Tonucci, però che non ti spingano a mettere Allievi, che ha fatto una bellissima partita con la Salernitana, che però l'ha risentito con l'Entella, visto che purtroppo per lui veniva da un lungo infortunio. Secondo me non è il ritmo, non è una critica su Allievi, attenzione, perché non c'è il ritmo partita, ecco. Però se tu avevi un difensore centrale, nato difensore centrale, lo mettevi a posto di Allievi e potevi magari utilizzare Allievi nel secondo tempo, dando spazio a respiro a Germoni, ecco, questo dicevo io. Poi sul discorso della rosa, 31 elementi effettivamente sono tanti, bisogna saper sfortire, non sta a me scegliere. Beh, lì poi entra in gioco il direttore sportivo e il lavoro non sarà facile, come non lo è in però estate, adesso è ancora di più. Vai a prendere Buche, che è un giocatore, ragazzi, davvero importante. Beh, ma assolutamente, cioè, sì, assolutamente sarà sì. Al meglio della condizione fisica, sicuramente Buche è un preziosissimo elemento in mezzo al campo. Assolutamente, dai piedi buoni, anche da un buon dinamismo, un giocatore che ha una buona esperienza in passato, attenzione, ha giocato con l'Empoli, non ha giocato con le ultime, noi lo conosciamo già da quando ha incontrato la PSAB con il Gubbio, se vi ricordate, capella chioma lunga, un giocatore che si è sempre fatto vedere, ovviamente i mesi ci sono per poterlo recuperare, ripeto, non sta a me decidere, però sicuramente per me qualcosina bisogna farlo. Non dai puristi, ma sicuramente bisogna fare, sicuramente sfoltire parecchi giocatori che non hanno spazio, eventualmente le persone adatte al nostro gioco, al mister, a quello che è il nostro obiettivo finale. Poi a Teresi Canaro sono più un attimo, prima onorato Ferdinando, noi siamo nervosi giovani ma dispiacere quando perdiamo, in particolare a tutti quelli che hanno fatto chilometri per seguire lo stabile, ora abbiamo voi tutti detto, che eravate a Chiavari, e quindi dobbiamo riscattarci. A Teresi Canaro sono più donne che uomini a vedere la partita a Frosinone. A livello di tifosi, dicevo. Poi onorato Ferdinando, per gli amici di Frosinone state tranquilli che almeno non si passa, lo Stabia vincerà. Poi Ciro di Nocera, fuori casa il Frosinone ha fatto solo 3 pareggi, li possiamo e dobbiamo battere. Onorato Ferdinando, vive le donne, è sempre forza Stabia. Poi continuando ancora, un'altra cosa che è bello, che entrambi hanno gli stessi colori, ma ricordate Annalisa Almenti, no? Non si passa, ciao bella. Poi Ugo Cavaliere, certamente. Poi ha messo una bella foto, sicuramente Annalisa. Ci devo dire, c'erano molti cambi dentro, questi lì a Ricci, Izzo, Del Sole, Rossi, Boateng, sono ben 6 da sostituire. Io dico da sostituire, no, diciamo da dargli l'opportunità di giocare. Poi di questi 6 io magari farei arrivare 2-3, ecco, come dicevo un po' Totò, nell'ottica della, come dicevo un po' Totò, che sia un dito ma un dito divino, cioè nel senso anche meno, però che sia utile alla causa. Ma questo pure per rientrare nell'ottica dello sfoltire, voglio dire. Poi Michi Di Maio, basta Casetta, si deve svegliare, su questo non siamo d'accordo con Michi, penso poi anche voi. No, ma non abbiamo detto. Onorato Ferdinando, ciao Natale, è vero che Del Sole non ha giocato bene, ma resta sempre un grande, non giudichiamo per una partita, questo ragazzo ha le qualità, diamoci tempo anche quel poco che ha giocato, a mio punto di vista ha dimostrato di essere all'altezza, poi a Chiavari sarà stata una giornata storta per lui, questo è il mio punto di vista di Ferdinando che io non condivido, perché finora quelle volte purtroppo in campo che si è visto,
diciamo che sono stati più gli errori che le cose belle. Poi diciamo nell'ambito di tutta la partita non ha dato il proprio contributo. Io vedo sempre già pure un Canotto, no, ieri, che rispetto a altre partite ha giocato più da squadra. Non so se voi avete visto, in alcune circostanze ha guardato più i compagni, ha passato di più la palla. In questo bisogna crescere, capire che le partite non si vincono da solo. No, perché tu sei scuola Juventus, sei giovane, hai le qualità, puoi vincere da solo. No, c'era un solo giocatore che la poteva vincere da solo, e purtroppo diciamo adesso è un ex calciatore. Del Sole aveva la presunzione di fare chissà cosa, e purtroppo ma disatteso probabilmente quelle che erano le speranze diciamo nostre, dell'allenatore, sì. Perché comunque ha avuto questa grossa chance di giocare lontano dal proprio stadio, perché voglio dire non c'erano quelle pressioni, sì. Giocare in uno stadio dove non ti dava tante pressioni dal punto di vista diciamo dei tifosi avversari. Venivi da un momento in cui sei entrato in una squadra dove veniva da una vittoria importante contro la Salernitana, quindi doveva essere tutto, però purtroppo è entrato anche lui nel vortice del non fare, e che purtroppo ha risucchiato anche questo povero Del Sole, che alla fine rimane comunque un talento, secondo me. Poi Michi Di Maio, basta esperimenti, Germoni tutti gol sulla sua fascia mentre lui è fuori posizione. Vabbè, non è solo colpa sua, è anche il filtro del centrocampo, la fase difensiva, però sicuramente abbiamo parlato di diagonali difensive sbagliate proprio da questo calciatore. Ciro Di Nocera, purtroppo con tutti questi infortunati non possiamo mettere allievi al terzino sinistro che l'anno scorso fu determinato in quella posizione, è quello che dicevamo pure noi, quindi sì. Si trova d'accordo con noi Ciro Di Nocera. Però leggiamo velocemente i risultati, stiamo proprio in chiusura, siamo andati anche molto molto oltre i risultati, purtroppo sappiamo della USA, quindi magari aumentiamola questo risultato. Però si è iniziato con Venedì all'ora 21 con Cosenza Spezia 1-1, Cosenza che era passato in vantaggio, Spezia che poi ha raggiunto la squadra di Braglia, buon risultato per la USA, però bisogna guardare comunque in casa perché poi è arrivata la sconfitta, quindi diciamo che Cosenza ha accorciato di un punto sulle Vespe. Poi Venezia e Benevento, lo possiamo proprio permettere di vedere gli altri, assolutamente. Venezia e Benevento 0-2, Benevento quindi schiaccia Sassi, continua contro un buon Venezia che comunque ha messo difficoltà tante squadre che erano andate lì a Venezia, però con il Benevento non ha potuto fare nulla, e qui il risultato di 1-1 della Juve Stabia assume ancora un maggior valore, ecco, esatto. Per questo dico in casa, perché c'è la possibilità di lottare con il Benevento, con la Salernitana, e fuori casa no, perché? Questo mi domando, il perché, e il perché non c'è personalità. Infatti questo spiega l'atteggiamento diverso tra le gare in casa e le gare fuori casa. Poi Frosinone-Empoli 4-0, lo diciamo anche durante il viaggio ieri, risultato forse anche bugiardo rispetto a quello che si è visto in campo. Empoli più possesso palla, più tiri in porta, più passaggi, più precisione nei passaggi, però alla fine sono, come si dice, i gol quelli che fanno la differenza, e l'Empoli non è riuscito a fare i gol, ha fatto tanti tiri ma non è riuscito a mettere la palla dietro le spalle del portiere del Frosinone. Poi Crotone e Cittadella 1-1, e forse questo è il risultato un po' a sorpresa, non so voi come la pensate. Sì, è un risultato a sorpresa, perché anche se comunque il Cittadella ha dimostrato anche e soprattutto fuori casa di rendere ostica la vita anche a squadre di livello superiore, diciamo del vertice di questo campionato, come questo Crotone, che è un'altra squadra che nelle ultime giornate ha perso un po' quella continuità che aveva nelle precedenti giornate. Poi continuando di sabato, sempre alle ore 15, con Cremonese-Livorno 0-0, ecco altro delusione di questo campionato, la Cremonese che ha acquistato grossi calciatori, tifosi della Vestabia volevano Ceravolo, però Ceravolo lì a Cremona comunque non stava... Per parlare proprio di Ceravolo, che dicevi tu, la Cremonese ha speso mi pare 3-4 milioni di cartellino per gli attaccanti, e in questo momento la Cremonese è il peggior attacco del campionato, quindi questo la dice tutta su come alcuni acquisti alla fine si dimostrano poco lungimiranti, anche se si parla di grandi nomi. Poi Salernitana Ascoli 1-1, poi continuando ancora di domenica invece, lo stesso giorno della Juve Stabia, alle ore 15 è stato questo risultato, Trapani Chievo 1-0, risultato un po' a sorpresa visto il Chievo, attenzione, non perché vogliamo denigrare il Trapani, però è un risultato importante per il Trapani che di fatto rilancia la squadra siciliana in ottica salvezza, si mette a un punto dalla Juve Stabia, e quindi ecco il discorso che diciamo prima, non bisogna stare mai tranquilli, perché il Trapani con due vittorie, una a Livorno e adesso in casa con il Chievo, si è rilanciata ampiamente in classifica. E qui parlavamo prima del discorso della personalità, un giocatore di grande personalità come Felice Evacuo ha risolto questa partita con un gran gol, davvero attaccante di area di rigore, come se ne vedono pochi. E nella gara precedente ha fatto
fatto un assist nel 2-1 del Trapani a Livorno, quindi un giocatore che nelle ultime due partite è stato determinante. Poi si è perso il pianino, come diceva Giovanni, però ecco, calciatori del genere dalla grande personalità possono dare un contributo. Poi continuando ancora alle ore 15, diciamo, della Juventus 2-0, veloce veloce. Poi c'è stato questo alle 21, questo Perugia Pescara 3-1. Il Pescara aveva accorciato sul 2-0 con un rigore portato sul 2-1, però poi alla fine il Perugia con un altro rigore ha chiuso i conti. Ma il Perugia è una squadra importante, e anche qui il pareggio a Perugia fa capire che la Juventus ha nelle corde la possibilità di strappare. Sì, potevamo sfruttare sicuramente, lì ero presente. Sì, hai fatto tu l'area di Verona. Lì praticamente dovevamo sfruttare di più anche la giornata storta della squadra del Perugia, perché seppur vero che ci sono state tante occasioni da parte nostra, pure perché il Perugia non era in grande giornata, e in quelle partite molte volte si fa la differenza, diciamo, al fine del campionato sono quei punti pesanti che ti possono tornare utili. Ragionamento al contrario, quando invece non ci sono, diventa un po' difficile, diciamo, parlarne. Sì. Poi abbiamo sempre... anche il prossimo. Dimmi una... Sì, no, volevo aggiornare, ecco, sulla partita che sta andando. Che si sta disputando, Pisa-Pordenone è ancora sul 2-0, doppietta dell'attaccante Marconi del Pisa, quindi questo a conferma sempre di quello che dicevamo prima, di un campionato con grande equilibrio, dove però diventa importante. Cioè, esatto. Sì, diventa importante. Il Pisa è un'altra squadra che secondo me resterà comunque a, diciamo, lottare, cioè in un modo o nell'altro verrà comunque, diciamo, coinvolta in questa lotta per la salvezza, però è un Pisa che fa punti e con questa vittoria importante si allontanerebbe un po'. La Juventus ha vinto con la serie da 2-0, quindi diciamo che in casa le squadre sono tutte quante temibili. Fattore campo è sempre fondamentale. Il Pisa, diciamo, che ha accelerato, lo ripetiamo ancora una volta, è chiaro, nella fase iniziale ha fatto i punti per essere un po' tranquillo, e in questo momento è una zona tranquilla di classifica. Ma appunto vediamo proprio la classifica: Benevento che fa un po' il vuoto dietro di 6-9 punti sulla zona promozione diretta, quindi sul Pordenone, che appunto sta perdendo in questo momento, quindi sta iniziando a scappare, sta facendo la lepre. Quindi Benevento 31 punti, Crotone insieme al Pordenone e al Cittadella e al Perugia a 22 punti. Vedete un po', proprio diciamo che alla fine 4 squadre sono a pari punti, sono tutte seconde, ma non lo sono, diciamo, ecco, poi per classifica, solo per la differenza reti, però si fa capire che anche un pareggio, anche un punto può far scalare tante posizioni di classifica, e quindi questi punti in trasferta magari possono essere utili. Ascoli insieme al Chievo a 21 punti ancora, entrambi quindi in zona playoff. Poi c'è questo Pescara e Frosinone a 20 punti, vedete la vittoria del Frosinone ha rilanciato il Frosinone in classifica, è passato sulla parte sinistra della classifica e è a 2 punti dalla seconda in classifica, cioè che è il Crotone, quindi a meno di una partita, di una vittoria. Salernitana a 19 punti insieme all'Entella, poi l'Empoli a 18, il Pisa momentaneamente a 17, che però con questa vittoria si porterebbe addirittura in zona playoff. Sì, a 20 punti, solo per la differenza di poi bisogna vedere. Quindi Pisa, Venezia e Cremonese a 17 punti, poi lo Spezia a 16, la Juve Stabia a 14, il Cosenza a 13 insieme al Trapani, e poi chiude mestamente il Livorno a 11 punti. Vedete la distanza di 3 punti dalla zona salvezza, qualora fosse arrivata la vittoria con l'Entella, la Juventus sarebbe stata per la prima volta fuori dalla zona playout, a meno che no, forse neanche, perché poi la differenza della Juventus con le altre che la precedono è peggiore, sarebbe stata comunque sempre in zona playout, però avrebbe scavalcato comunque lo Spezia. Con 3 punti in più era meglio. Con 3 punti in più, sì, sicuramente era meglio. Poi guardiamo invece il prossimo turno. Detto che la Juve Stabia ospiterà domenica in casa il Frosinone alle ore 15, si era parlato di uno spostamento alle ore 18, no, è alle ore 15 la partita, quindi di domenica non ci sono scuse per non venire allo stadio se si ama la Juve Stabia. Però vediamo questo prossimo turno. Il prossimo turno dice
dice che si inizia venerdì 6 alle ore 21 con questo Benevento Trapani, poi si continua di sabato alle ore 15 con Cittadella Salernitana, Empoli Ascoli, Pescara Venezia, Spezia Livorno, e poi si chiude alle ore 18 con questo Chievo Cremonese. Di domenica alle ore 15 invece saranno Juve Stabia Frosinone, Pisa Entella e alle 21 Pordenone o Crotone. Chiude poi il turno, al quindicesimo turno, il posticipo di lunedì 9 dicembre con questo Perugia Cosenza alle ore 21. Ecco, guardate poi il prossimo turno, sempre il discorso che facciamo, quale altra partita vi interesserebbe vedere visto quello che è in programma? C'è un Pordenone Crotone all'insegna di fuori secondi praticamente, perché è proprio una gara spareggio, diciamo, tra quelli che sono al secondo posto in questo momento. E poi stavo notando che diverse delle, cioè tutte e tre le squadre che sono sotto in classifica rispetto alla Juve Stabia giocano tutte e tre fuori casa e tutte e tre hanno tre impegni molto difficili, per non dire proibitivi. Sarebbe importantissimo quindi conquistare i tre punti contro il Frosinone una domenica prossima. Sì, io volevo proprio porre l'accento su questa cosa perché è una giornata importantissima, però qua cadiamo un'altra volta nella provocazione che dicevo all'inizio della trasmissione, quando poi bisogna vincere per forza. E più giornate passano e più ci potremmo trovare in questa condizione, però al di là di questo, la settimana sicuramente Caserta lavorerà meglio per far dimenticare subito quella l'amara prestazione condita con tanto di sconfitta in quel di Chiavari, perché bisogna ritrovare, rivedere la Juve Stabia che abbiamo visto contro la Salernitana e contro il Benevento, perché solo quella Juve Stabia lì può avere ragione di un Frosinone che pur vero non ha ancora vinto fuori casa. Io l'ho visto personalmente con l'Empoli, mi ha impressionato più che altro per il poker, il 4 gol, ma l'Empoli ha fatto la partita. L'Empoli poteva andare in vantaggio due volte perché giocava molto molto meglio del Frosinone. Poi ovvio, giochi in casa, trovi il primo gol, trovi il secondo e un po' tutte le cose ti girano per bene e vinci anche la partita con quattro gol di scarto. Però Castellammare deve tornare a vincere, lo può fare solo rivedendo la Juve Stabia, ripeto, vista contro la Salernitana e il Benevento. Quindi appuntamento per i tifosi, la Juve Stabia domenica alle ore 15 per questa partita importante. Noi chiudiamo qui questa sedicesima puntata del Pugile Stabiese di questo nono anno di questa attività, di questa trasmissione. Io ringrazio voi che siete stati qui con me. Grazie a te Mario. Grazie a te. Salutiamo Mario di capo. Che hanno commentato, ci sa Mario che sarà continuato a festeggiare, sta festeggiando da due ore, sarà proprio bello satollo e pieno, benissimo. Si è perso il giusto nervosismo del presidente Mannino. Però è una battuta. È sempre bello il dibattito, anche con tutti gli altri tifosi che ci hanno scritto. Come sempre ci confrontiamo. Movimenta tantissimo anche la trasmissione. Certo. Ci apre anche le menti a noi. Assolutamente sì. Non solo quello che ha detto il presidente, ma anche quello che dicono. Ma i tifosi sono, diciamo, anche quel quid in più delle nostre trasmissioni. Mario, ci seguono sempre di più. E se ci seguono, perché sanno che comunque da quest'altro lato c'è gente che li ascolta e li risponde, c'è il confronto e bisogna crescere tutti quanti insieme. Mia moglie ci fa i complimenti, però significa che sta aspettando. Questo è un messaggio subliminale, è arrivato pure a me, messaggio subliminale. Abbiamo avuto la nostra chiamata. Aspetta, controllo anche io. Sono salvo. Non so, Natale, sento come se qualcuno con l'orecchio fa così. se no che ti tira qualcuno che ti prende la sedia dallo studio 2. Noi però ci ritroverete ancora in linea, online, in visione giovedì alle ore 20:30 con Juve Stabia Live. Anche lì cercheremo di analizzare un po' questa sconfitta, ma principalmente di proiettarci sulla nuova gara, quella con il Frosinone. Cercheremo di darvi sempre una trasmissione, anche in quel caso, ricca di contenuti. Vi aspettiamo con i vostri commenti, magari anche a mente un po' più fredda, anche noi un po' più calmi, forse perché eravamo anche noi un po' più carichi rispetto. Vabbè, siete arrivati da poco, siete tornati da poco. Giusto 5 ore di sonno, credo. No? Neanche 5 ore di sonno. Siamo tornati comunque all'1:30 di notte. Sì. Non sono passate neanche 24 ore dal nostro ritorno da quella trasferta. È un po' arrabbiatucci. Ecco, quindi ci sta pure magari qualche commento un po' più pesantuccio nostro. Però è giusto così. È arrivato il momento di questa campionato che bisogna analizzare.
quello che si è visto in queste 14 partite. Noi, che dire, quindi appuntamento a giovedì, poi ci saranno come sempre durante la settimana tutti gli altri appuntamenti pre, post, partita. Ci vedrete dovunque. Sì, ci dovete sopportare ancora, ancora per parecchio. Noi chiudiamo questa puntata, non c'è Mario questa sera, quindi... Ci piace vincere facile. abbiamo una serpenzina. L'abbiamo messo proprio a me in mezzo. Con il nostro urlo, forza, Juve Sabbia. Il pungiglione sabbiese. Expert, quando vuoi di più. Sono da Expert e c'è l'Orange Christmas, con sconti fino al 40%. Huawei P Smart Z, tuo a €199,90. Magic Car ti invita a salire a bordo delle sue vantaggiosissime offerte. Officina meccanica, centro revisioni per ogni tipo di veicolo, installazioni impianti GPL e metano a partire da €600, montaggio block shaft. Magic Car è lo specialista dell'auto. Da oggi puoi finanziare ogni tipo di intervento e il tagliando da noi è a partire da soli €50. Sì, hai capito bene, ma le promozioni non finiscono qui. Ti offriamo anche il servizio di ritiro e consegna a domicilio per la revisione. Passione per i motori, competenza e rapidità, i nostri marchi di fabbrica. Magic Car, via Raiola 69, Castellammare di Stabia. Telefono e fax 081 871 58 53. Siamo anche su Facebook alla pagina AS Group. L'Automec Service è la moderna concessionaria auto del gruppo Automec. Da subito un punto di riferimento qualificato per chi vuole acquistare un'auto nuova o un usato garantito. Grazie ad un ampio showroom dedicato ad Opel, Peugeot, Suzuki e Toyota e un parco auto usate costantemente aggiornato, sarà facile trovare l'auto che stai cercando. Automec Service è anche una moderna ed efficiente officina, nonché Bosch Car Service, dove potrai effettuare tagliandi e interventi di manutenzione alla tua auto. Ti aspettiamo a Automec Service, via De Gasperi 287-289, Castellammare di Stabia. Telefono 081 872 3824. www.automecservice.it. Vuoi realizzare i tuoi sogni? Oggi puoi con Euroansa, l'agenzia di mediazione creditizia che vanta tra le convenzioni più favorevoli con i maggiori istituti di credito. Hai bisogno di un mutuo, un prestito? Euroansa è la risposta. Con professionalità, trasparenza e innovazione ci occupiamo anche della cessione del quinto di stipendio per pensionati, dipendenti privati e statali, anche a cattivi pagatori. Vieni a trovarci nella nostra sede di Castellammare di Stabia, in via Cosenza 125, o contattaci al 339 83 86 854 oppure allo 081 189 46 087. Non serve sorpassare a destra. La tua corsia preferenziale è Fisio Rehab, l'eccellenza sanitaria italiana accessibile a tutti. Innovazione tecnologica, attrezzature all'avanguardia, professionalità ed esperienza per assicurarti il miglior percorso verso la guarigione. Fisio Rehab è fisioterapia e riabilitazione sportiva, ortopedica e neurologica, poliambulatorio medico con visite specialistiche, esami diagnostici, test e valutazioni funzionali. Visita fisiorehabstabia.it anche su Facebook e dai la precedenza alla salute. In via Alcide De Gasperi 177 a Castellammare di Stabia. Per info contattaci al numero 081 19 00 42 74. Un bar italiano è un posto di lunghe soste, come un club inglese, ma è anche un luogo di passaggi veloci, come un mercato cinese. È il posto dove, bevendo un espresso, si decide un affare o una serata, l'inizio di una collaborazione o la fine di un amore. In piedi spesso. Le emozioni verticali non ci spaventano. Se cerchi tutto questo, parte di esso, vieni a trovarci alla caffetteria Le Sorgenti, in piazza Spartaco 17 a Castellammare di Stabia. È possibile ordinare anche consegne a domicilio chiamandolo 081 870 5050. Potrei parlarvi della cucina genuina e gustosa, della succulenta carne alla brace italiana e straniera, della pizza napoletana buona da leccarsi le dita, o raccontarvi di... Ma che ve lo dico a fare? Non se ne può parlare, dovete provare! C'è posto per te, Pasquale e la sua famiglia, sì, che sanno prendervi per la gola, perché da loro...
Ragazzi, questa non è carne, è cioccolato! Ciao! Dall'idea di una famiglia di macellai buongustai c'è posto per te. Ristorante, pizzeria ed enoteca con oltre 900 etichette di vini italiani ed esteri. A Castellammare di Stabia, traversa Cantieri Metallurgici Italiani 59 081 871 88 71 e 392 13 62 179. Il gioiello dei tuoi sogni, l'oggetto prezioso per ogni occasione, l'orologio dei tuoi desideri. Vieni a scoprirli da noi, alla gioielleria Antonio Ferrentino, via Marconi 68, Castellammare di Stabia. Telefono 081 871 5346. Antonio Ferrentino, e il tuo sogno diventa realtà.